Punto di vista, sì, poi ovvio, noi abbiamo sempre detto, no, che per cambiare questo sistema qua, cioè l'Italia è un paese, sì, dove no, agli è la possibilità. Ah, facciamo insieme, facciamo un sono le due. È un paese dove ci sono, come dire, interessi forti, c'è una corruzione molto forte, c'è grande disoccupazione, ci sono la nostra generazione, più o meno la stessa età, che oggi o sta precaria tutta la vita o se ne va via dall'Italia, non avrà mai una pensione, cioè, c'è la disoccupazione giovanile al 40%, c'è una situazione difficile, c'è una situazione incancrenita di poteri, cioè vuol dire che oggi questo è un paese dove le persone che stanno, diciamo così, nelle posizioni di privilegio dico una banalità, queste sono cose che si osservano nella vita quotidiana, no? Il figlio del notaio che va a fare il notaio, no? Ma quello è un piccolo esempio di una cittadina, ma questo vale a tutti i livelli, a tutti i livelli. Chi ha potere trattiene il potere perché sa che è una posizione di vantaggio, e questo si vive, se c'è nella politica, c'è nelle aziende, nel mondo produttivo, c'è a tutti i livelli. Ora il problema è che cosa sta succedendo? Che prima la coperta era larga, più o meno larga, e copriva un po' tutti, chi più chi meno. Sì, la coperta si stringe e sempre più gente rimane fuori. Noi abbiamo detto, c'è da cambiare un sistema molto profondamente. Per cambiarlo, è un sistema così incancrenito, come si può fare, no? Bisogna provare a cambiare il sistema politico della delega, cioè mentre noi siamo cresciuti con l'idea che io voto te, tu mi rappresenti per 5 anni, dopodiché io c'ho da fare, sto a pensare a lavorare, c'ho da pensare a cercare un lavoro, c'ho la disoccupazione, sono stressato, fai quello che voglia, mi fido di te, questa roba qua non ha funzionato. Perché mentre tu ti facevi i cavoli tuoi, giustamente preoccupato del fatto che devi trovare lavoro, che sei precario, qualcun altro si faceva i cavoli propri invece di farsi i cavoli tuoi. Purtroppo la storia di questo paese ci racconta questo, no? È successo questo. E allora quello che stiamo dicendo, proviamo a fare, no? Prima di tutto a selezionare le persone in maniera diversa. Allora noi, voglio dire, ci hanno criticato, siete giovani, siete senza esperienza, andate in politica, è una cosa complessa, voi non riuscirete a raccapezzarvi perché non... Noi abbiamo dimostrato che tu prendi dei gruppi locali, che li metti, diciamo, cittadini che si auto-organizzano, che si occupano dei problemi che li stanno attorno. E alcuni saranno colti, altri saranno meno colti, alcuni magari votavano a destra, altri votavano a sinistra, si occupano dei problemi, no? Con meno, diciamo, approccio ideologico e più approccio pragmatico, cioè problema, soluzione, giusta, sbagliata, no? Se tu prendi queste persone e fai un sistema per cui le persone che vanno in Parlamento vengano scelte tra queste persone e non attraverso un processo di selezione che a volte è virtuoso, ma molto spesso non è virtuoso, cioè vuol dire che nel partito tradizionale alle volte riusciva a emergere la persona specchiata di grande moralità, è successo nella storia d'Italia che abbiamo avuto dei problemi, ma tante altre volte il sistema politico funziona che chi raccatta più voti è chi ha più connessioni, chi porta più interessi, chi è vicino a certi ambiti, e quindi ha selezionato magari delle persone non sempre specchiate, e basta vedere la cronaca giudiziaria del nostro paese per capire che è andata così prima e ancora oggi, no? Perché Mani Pulite non è 90... Aspetta che finisco il discorso, sono un po' prolisso, ma perché voglio dare, visto che mi ha fatto diverse osservazioni, no? Quindi abbiamo detto, primo, che selezionare in modo diverso. Noi abbiamo provato a selezionare con la rete. A me è arrivata una mail, mi ha detto, tu hai dei requisiti, cioè non hai più di 2 mandati, non sei iscritto a un partito, hai partecipato al Movimento 5 Stelle, neanche tanto, perché io poi ero stato attivista al Borio per poco tempo, no? Però avevo i requisiti, mandaci un curriculum e un video dove tu racconti quello che vorresti fare in Parlamento, cioè quali sono i temi di cui vorresti occuparti. Io ho mandato sta roba, sono stato votato online da loro, dagli attivisti, gli è piaciuto il curriculum, gli è piaciuto il... come volevo, cioè non è che ho dovuto andare da loro, senti io ti voto però tu poi dopo mi raccomando, questo non l'abbiamo fatto, e sono finito in Parlamento, una cosa folle, io giro il mondo, una cosa come quella che è successa in Italia non è successa da altre parti. No, le posso dire una roba, se voi andate, cioè se voi ci avete la fortuna di uscire, però come si dice, la legge elettorale deve essere che a voi vi dobbiamo votare noi,
tutti i parlamentari dobbiamo votare loro, non come ora, che il partito che regge ci sceglie tutti i vecchini, ci sceglie tutti i vecchini. Esattamente, come funziona? Come funziona? Cioè noi oggi non abbiamo più la possibilità di indicare il candidato. E quindi noi cosa abbiamo fatto? Per introdurla, perché noi crediamo che debba essere comunque la popolazione, non puoi dire come fanno certi colleghi il discorso di ma la gente non capisce niente, è inutile, fagli mettere la X e quella è già tanto. No, noi dobbiamo ricostruire, perché è vero anche che le persone, e questo non è una critica, in questi 30-40 anni di distacco progressivo del mondo politico, quando noi abbiamo detto fatevi cavoli vostri, cioè io mi faccio i miei, tu mi te fai, poi tanto uguale tutti uguali, è vero che le persone si sono disaffezionate e anche che oggi hanno meno cultura politica di quello che era 40 anni fa. Io quando guardo la televisione degli anni 60 o parli con persone, insomma, c'erano periodi in cui si parlava di più di politica, ci si occupava maggiormente, no? C'era una cultura politica più profonda. Oggi invece le persone, e quindi oggi bisogna ricostruirla questa cosa. Allora, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo detto, noi non andiamo là dentro, mettiamo dei ragazzini e poi tanti saluti, noi cerchiamo di creare un sistema che continui a tenere la relazione. Per esempio, facciamo dei sondaggi per chiedere, quando noi abbiamo dei temi difficili, etici in particolare, adesso l'abbiamo fatto su questa questione della fine vita, no? Siccome crediamo che ci deve essere questa continua, non è arrivata la votazione, c'è la votazione sul fine vita. Chi è iscritto alla piattaforma riceve questa possibilità. Ma mi arrivano dei messaggi nel quale mi dicono se voglio rispondere. Ne arrivano tanti, forse adesso sono anche tanti. Quindi però il concetto di fondo è che abbiamo detto non vogliamo che ci sia un rapporto fidatevi di noi, no? Perché voglio dire, oggi chi entra dei bravi ragazzi, tra 5 anni io lo vedo da dentro. È un sistema difficile dove tu sai che hai 14 anni, 14.000 euro sul conto tutti i mesi e io noi restituiamo metà e metto tutto, perché abbiamo 5.000 euro lordi invece che 10.000 euro lordi di stipendio, quindi sono circa 2.800 euro netti di stipendio, che è un signor stipendio per l'Italia. Succedeva anche prima del 1990 questo, No, però è diverso. I partiti, tradizione del, alcuni partiti restituivano al partito. Sì. E tu lo restituisci al movimento? No, noi restituiamo un fondo per le piccole e medie imprese. Ho capito. Che poi il movimento lo destina. Noi abbiamo proprio fatto direttamente una banca. No, mi permetto di spiegare perché... È direttamente una banca. Siccome noi non volevamo gestire i soldi, perché gestire i soldi significa poi essere portati a fare i favori a qualcuno che sta più simpatico, magari cercare di ottenere consenso con i favori. Cioè, noi abbiamo detto, questi soldi qua li mettiamo in questo fondo che esiste già, del Ministero dello Sviluppo Economico, per fare il micro credito alle piccole imprese. Quindi noi aggiungiamo i nostri soldi là dentro. Non ci sono solo i nostri soldi, ci sono anche i soldi degli altri, no, non degli altri partiti, dello Stato. Okay. Quindi noi togliamo 5.000 euro e li mettiamo là dentro. In realtà questi 5.000 euro sono un pochino di meno, perché noi praticamente vogliamo fare, questa è una cosa complessa, però noi abbiamo 10.000 euro lordi, diventano 5.000 euro lordi, ma noi paghiamo le tasse su 10.000 euro lordi. Quindi si mangia, questa tassa figurativa si mangia perché ci lascia come se noi avessimo 5.000 lordi, quindi rimane un po' di meno. Poi abbiamo tutte le diarie, la diaria sono 3.650 euro per pagare mangiare e dormire e affitto, ovviamente alloggio. Come non me li dai? Se la spendi, se non la spendi li dai indietro. Per esempio io di affitto pago 1.200 euro, perché Roma, io sono in periferia, 1.200 euro, però so che sembrano follie, però ti dico, Roma sono pazzi. Io ho una casa di 55 metri quadri, già la vita, però paghi così, se stai in centro 1.400, 1.500, quasi paghi. Quindi non voglio dire, io non credo di fare il nababbo e non lo faccio, vado in bicicletta tutti i giorni a lavorare, quello che non spendo lo do indietro. Non è per dire voler fare lo splendido, è semplicemente dire mi stai dando dei soldi perché è come se fossi in una missione con un'azienda, no? Se sei in un'azienda ti danno i soldi, sei in missione ti pago vitto alloggio, ok? A me è la stessa cosa, se io non li spendo te li do indietro, perché mi devo tenere la differenza, no? E invece questa cosa non la fanno. Sì, invece l'altro sono i collaboratori,
sono 3600, 3800, 3680 anche lui, 3601 e 3680 l'altro, e tu devi pagare i collaboratori. Quella è una roba scandalosa, perché io tutti i collaboratori che ho, portaborsa, ma chiamo portaborsa, il collaboratore è un po' più dignitoso di portaborsa. Comunque se dicevi quella parola si capiva bene. Sì. Però ascolta, ti spiego, cioè noi abbiamo tutti quei contratti, perché te lo dico? Perché sembra una cosa banale, cioè banale, sei in Parlamento e non fai il contratto, invece non è banale per niente. È vero, lo fanno in nero. Fino alla scorsa legislatura erano un sacco di persone senza contratto. La gabbia. In nero, perché tu, se io prendo 3.680 e ti faccio, ti do 400 euro in nero, cosa che ho sentito di prima persona, gente che ci lavora, 400 in nero, e gli altri 3.200 euro li metti in tasca. Quindi per dirvi, noi, in più i collaboratori cosa ti servono? Io ho fatto l'errore, ve lo dico, non vorrei offendere nessuno, è tutta la persona che è un bravo ragazzo, l'ho assunto, il primo collaboratore che ho preso a Roma, siccome pensavo io sono già inesperto, prendo un ragazzo che aveva lavorato con uno degli italiani come collaboratore, ok? Ho preso questo ragazzo, l'ho preso a Roma e dopo un po' l'ho mandato via perché lui era abituato, senza offendere nessuno, comunque al lavoro degli altri parlamentari, cioè stava in ufficio, risponde al telefono, al massimo scrive un comunicato stampa o due alla settimana. Siccome noi facciamo un lavoro diverso, per dire, un lavoro che abbiamo, innanzitutto cerchiamo di interfacciarci di più con gli attivisti, quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti anche in questo. Poi noi non abbiamo una base di proposte di legge già pronte, abbiamo dovuto scriverci le nostre proposte di legge e le abbiamo fatto non chiamando la lobby delle fosse dicendo scrivimi una proposta di legge, abbiamo cercato di lavorare con le associazioni, per esempio abbiamo riscritto la quarta parte del testo unico ambientale, che è la parte sui rifiuti, l'abbiamo fatto lavorando con tecnici esperti, cioè sono cose che ovviamente le fa, voglio dire, il Ministero, quando scrive una revisione del testo unico ambientale, volendo si chiama i migliori esperti, fanno un tavolo tecnico e poi non li pagano, o li pagano magari le trasferte, però è anche, voglio dire, un rapporto di anche di, come potrei dire, di un'esperienza professionalizzante, quindi lo fanno volentieri, no? Anche poi magari si creano delle relazioni. Così. Noi abbiamo dovuto chiamare tecnici offrendogli la pacca sulla schiena e chiedendogli di darci una mano a realizzare le proposte di legge che abbiamo fatto, oltre alle città cittadinanza. E alle volte abbiamo avuto la fortuna di avere dei tecnici come attivisti, altre volte invece non ci sono queste fortune, diciamo. Quindi per dire, è un lavoro che è stato un lavoro intenso, quindi i collaboratori a noi servono. Cioè, per me, io dico senza offesa, 3.680 euro per i collaboratori per me sono pochi, io preferirei avere meno soldi per pagare l'affitto, ma pagare i collaboratori sì, perché se gli fai un contratto 3.680 euro non sono niente, cioè paghi la gente male, questa è la realtà. E quindi piuttosto... Ma scusate, 3.600 euro al mese, no? Lordi, Lordi, ma puliti, voi dicevano 3.000... Io ho due collaboratori e quindi rimane 1.200 euro, 1.100. Ma pigliano tanto quanto, insomma, un operaio normale. No, però ti voglio dire anche che purtroppo Roma, con la fitti che ci sono, non è possibile. Sì, quello è vero. Comunque, per dire, a me sarebbe piaciuto pagare le persone in maniera dignitosa. Io sono stato sfruttato tutta la vita facendo dipendente, lavorando in università come ricercatore a 1000 euro. Avrei voluto non sfruttare, tra virgolette, chi lavorava con me a pagarlo come avrei voluto essere pagato io, però non posso farlo perché non posso. Secondo me sarebbe giusto per il futuro non dare i soldi a noi, ma farli assumere come fanno al Parlamento europeo dal Parlamento. Cioè, tu dici, un modo più trasparente. Fai un profilo, dici a me serve una persona così, 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 cosa. Fai una specie di sistema aperto, una specie di, come si può dire, concorso, no? Alla fine, e chi vince va al tuo collaboratore. A volte è difficile perché il collaboratore comunque ha un rapporto anche molto stretto, però sarebbe una cosa che si potrebbe pensare. E poi, per esempio, invece di pagarmi 3.600, se li spendi bene, mi potresti dire, io ti do un'idea per il futuro, ti do una tessera, no? Con questa tessera tu puoi pagare più quando mangi fuori, però ti controllo. Cioè io so cosa tu spendi, se tu mi spendi 600 euro per una cena, cioè tu sei andato a mangiare, oh, questa te la paghi tu. E invece con i 3.600 euro puoi fare quello che vuoi. Finisce la voce, e non fa conto. Va bene, questo è il tuo pareggio. Il Jobs Act. Allora noi abbiamo votato contro e siamo velocemente in più. Mi sto intrattenendo anche perché è in ritardo il mio collega. Sì.
Però, John Sack, noi siamo contrari. Secondo come l'abbiamo interpretato noi, è un trucco per far aumentare le statistiche dell'occupazione senza creare Ma comunque non è capitato niente, perché c'è stato un picco di assunzioni quando davano questi incentivi, poi quando l'hanno calato al 40% c'è stato un ribasso, e in più ci sono stati 63.000, se non mi sbaglio, persone mandate via, e sono state assunte maggiore persone dai 50 anni in su. Cioè alla fine quelli lì che erano in contratto a tempo determinato sono andati a finire in contratto a tempo con il Joaquin. Sì, sì, ma sì. È stata una trasformazione per prendere solamente i soldi. Io ti dico. Però mi possono lasciare a casa quando mi pare. Quando gli pare loro, ti lasciano a casa. Ti dico, lei e signori dicevano che non c'è lavoro, è indubbio. E in Italia c'è un 40% di disoccupazione giovanile, in certe aree è più alta. Però il punto è, cosa vuol dire occupazione? Cioè, l'occupazione è qualcosa, cioè, creare lavoro prendendo per i fondelli la gente non funziona. Vuol dire, se tu per creare lavoro fai una grande opera inutile, hai creato lavoro, hai fatto una cosa inutile, in fondo hai sprecato soldi pubblici, anche perché noi abbiamo fatto delle statistiche, no? Per esempio, una delle grandi opere utili che potrebbe generare tanti posti di lavoro e anche andare verso il futuro di questo paese sarebbe la riqualificazione energetica degli edifici. Cioè vuol dire, l'Italia ha un patrimonio edilizio vecchio, poco isolato, vuol dire che disperde molta energia, consumiamo tanto gli edifici, è una cosa che fa risparmiare molti soldi nel futuro, crea occupazione locale, quindi fai lavorare persone che prendono i soldi direttamente, e quindi hanno fatto una stima che per ogni, questo l'ha fatto il Cresme in un'audizione alla Camera, per ogni miliardo di euro investito tu recuperi 25.000 posti di lavoro, ok? Questo è una delle, scusate, 17.000 posti. 25.000 posti di lavoro è un'altra cosa, ed è l'ecociclotourismo. Io mi sono occupato molto di... È la banda larga, scusa? Non è la mia idea, cioè non so quanto investire in quello. Non lo dicono so. Che potrebbe far innalzare più del 3%. Non ho mai approfondito, non so dove rispondere. Però per esempio, altri settori, per esempio c'è il settore delle bonifiche, che è un settore anche lì che potrebbe generare 9.000 posti di lavoro ogni miliardo investito. E poi ci sono per esempio le fonti fossili che mediamente, secondo la stima del Cresme, sono 500 posti di lavoro per ogni miliardo di euro investito. Le grandi opere come il TAV sono sempre 500-700 posti di lavoro per ogni miliardo di investito. Cioè, il punto è, se tu sei un bravo amministratore di casa tua, se sei a casa tua, sei a casa tua e sai che c'è lo stipendio, non so, 1.200 euro, no? Tu sai che con quei soldi lì devi portare a casa la pagnotta, devi chiudere il mese, giusto? Sì. Allora, se tu c'hai queste poche risorse, a te non viene in mente, non so, di comprarti una Lamborghini, ti verrebbe in mente, mi indebito e compro una Lamborghini, no, perché poi così dici, riparte l'economia e forse poi io trovo un meglio lavoro, non ti verrebbe, è difficile che ti venga in mente. E quello è il discorso del ponte sullo stretto, dell'altra... Ma quello l'ha detto... È stata una cavolata, perché Prodi ha buttato giù Berlusconi per... che voleva farlo. No, Prodi non era d'accordo, i 5 anni di lavoro di Berlusconi sono andati in eccesso. Io non sono né per uno né per l'altro. No, vabbè, ma ti sto dicendo per dirti che secondo noi, per quello abbiamo votato anche contro le Olimpiadi, cioè se tu sei un... Però se tu hai una condizione di difficoltà economica e c'hai i treni che non vanno avanti, il trasporto pubblico locale sembra di stare nel carro bestiame, cioè le strade ordinate, magari in certe aree c'è dei problemi a garantire dei servizi essenziali, hai delle risorse limitate, prima aggiusti l'ordinario e poi fai lo straordinario. Questa è una logica che voglio rivedere contro gli altri. Nell'ultima intervista contro Giachetti, Raggi Giachetti, il giorno prima la Raggi ha detto che avrebbe fatto il referendum per chiederlo ai cittadini. E quello che vi danno contro tutti gli altri è questo. E in più dicono che per loro non ci volete mettere la faccia perché avete paura di per le Olimpiadi. La Raggi contro Giachetti alla fine ha fatto il referendum, non l'ha fatto più il referendum.
Di Maio ha detto, Di Maio ha detto che il referendum erano state la vincita della Raggi, però la Raggi aveva detto effettivamente che avrebbe fatto il referendum per chiedere ai cittadini. Può che sia stato coerente, non lo metto in dubbio. Guarda, io non so che io sono la Raggi, prendo lei, però il fatto per dire che la campagna elettorale si è fatta un po' quella del primo che faremo. Prima si dice che la situazione è disastrata e poi pensi a fare lo straordinario. Ma io ti sto dicendo solamente quello che dicono le altre contro di voi, no, non quello che... Non è il discorso di prima, noi ci tagliamo lo stipendio, ci distribuiamo sui soldi, vanno a finire. Guarda, aspetta che ti racconto questa cosa qua. Questo è già. Aspetta che ti dire, questi soldi che noi ci tagliamo, dallo stipendio più le eccedenze, quello che non spendiamo, lo mettiamo in un fondo del MISE, aggiungiamo ad altri soldi, non so solo nostri, qui dentro i dentro i soldi si fa il microcredito alle piccole e medie aziende, c'è una piccola azienda, piccola media azienda può andare a chiedere con un procedimento che a dire il vero non ha funzionato molto bene, e infatti prossimamente probabilmente noi cambieremo la destinazione dei fondi perché ci hanno state molte difficoltà, alcune non sono riuscite a ottenerlo, alcuni hanno fatto i furbetti, gente che ha cercato di dirottarli verso altri fondi, è difficile perché comunque devi passare attraverso una banca, devi passare attraverso un consulente e cercano a volte di dirottarti da tanta parte. Però abbiamo avuto molte persone che hanno ricevuto questi 20-25 mila euro e comunque l'idea è questa, cioè non è che li mettiamo nel movimento, perché sarebbe comodo dire ci teniamo i soldi, ci tagliamo e li mettiamo nel movimento. Abbiamo fatto una cosa che vuol dire noi non siamo, vuol dire non facciamo per noi, lo facciamo diciamo per dare un segnale, no? Il segnale che cos'è? È vero che 25.000 euro a poche centinaia di aziende in Italia non cambiano questo paese, ma è un segnale di, come dire, di comunicazione, come di valori, valoriale, no? Cioè vuol dire il valore che noi vogliamo esprimere e che vi proponiamo è questo: noi non siamo là dentro per arricchirci. Cioè è vero, io porto a casa 3.000 euro, 2.700 euro, è un ottimo stipendio, non posso lamentarmi. Politi. Politi, perché non paghi affitto, non paghi il faccio vedere il mio conto in banca, poi vedi che puliti tanto non sono, perché poi finisci. Ma andrebbe per 500 al mese, perché mi figlio 460. No, ma signora, lo so, noi siamo fortunati, cioè, dire, non possiamo lamentarci. Quindi questo è chiaro. A noi ci fanno fare una brutta vecchiaia, di 400 euro. Però la differenza è che noi diamo il segnale che non siamo là dentro per arricchirci, ma prendiamo uno stipendio che è alto, è un buon stipendio, però non per arricchirci, e diamo anche il segnale che in qualche modo lei capisce che quando una persona che è stata la nostra generazione, no? Sono quanti anni? 39. 77. Ah, 7. Quindi quando una persona della nostra generazione che sa cosa vuol dire essere precario, sa cosa vuol dire non avere 1.000 euro e magari avere quei genitori fino a 30 anni, anche qualcuno. Io ho 30 anni, voglio dire, quando ti trovi 14.000 euro sul conto versato in mesi, è una roba grossa. Cioè comunque io sono passato a prendere, in realtà negli ultimi 3 anni ho lavorato in un centro di ricerca e prendo bene, però la maggior parte della mia vita lavorativa l'ho fatta al Politecnico di Torino, e se mi arrivava 1.300 euro di assegno assegno per 6 mesi, poi stavo fermo 4 mesi che non mi prendevano, poi prendevo un altro assegno, ero già contento, ok? Quindi quando ti arrivano 14.000 euro al mese, è un cambiamento grosso la tua vita. E infatti ridarlo indietro non tutti ce l'hanno fatta, alcuni dei nostri non ce l'hanno fatta di darlo indietro. Però sono un numero limitato, la maggior parte di ridarlo indietro. 40. E beh, comunque... Se ne sono andati via in 40, Quanti sono? No, ragazzi, ti dico io che se ne sono andati via in 40. Comunque la quarantina. Comunque il concetto è che non è facile, perché ti rendi conto che, cioè, io ho visto gente che aveva gli occhi fuori delle orbite quando doveva andare indietro di fare l'assegno. Io ho fatto degli assegni da 17.000 euro, Ho fatto un mese che abbiamo dato indietro, gennaio 2014, non mi ricordo, abbiamo dato un po', cioè era 17.000 euro, cioè ho fatto la foto così con la scheda. Comunque ti dico, è una questione, capisci? Siamo completamente coerenti che con quei 17.000 euro tu non cambi la situazione di questo paese.
questo è un figlio, d'accordo, no? Però un esempio. Tu dai un esempio, ecco, se l'italiano può dire, guarda, tanto pongono tutti, sai che ti dico, se posso, uno pure io, perché tanto qua uno schifo, uno tutti. Ecco, bravo. Noi vogliamo dire, signori, noi ci stiamo provando, proviamo a fare diversamente. Se qualcuno si fa il furbetto, lo cacciamo a calci nel sedere più prima possibile. Grilla le mandrine. Grilla. No, mandati via. Ma vuoi sapere come la penso io del Movimento 5 Stelle? Io penso che siete un movimento giovane, sì, che quindi non avete proprio le mani impastate come ecco tutti gli altri partiti. E che quindi siete più puliti degli altri. È per quello che io, alla prossima elezione, io dico la verità, io lo dico a tutti questo. Io do il voto a voi perché per me siete solamente voi puliti, ma soprattutto solamente per quello, solamente per quello. Non solo voto, ma di partecipare. Sì, ma signore, ma mi scusi, ma quello che penso. Però il mio pensiero. Però su questo. Però su questo io ne sono convinto. Essendo un partito, un movimento che avete 6 o 7 anni, perché è nato un pochettino prima, non avete così le mani impastate come un PD, come Forza Italia, che abbiamo visto in 20 anni quello che hanno fatto e quello che non sono mangiato. Posso dirti una cosa? Aspetta una signora. Mamma! Io sono il figlio. La differenza è qual è? Te la spiego. Allora, è vero. Mi ha fatto un complimento. Cioè, chiaro, però ti voglio dire una differenza profonda. Cioè, io entro in Parlamento e so che al massimo ci sarò 2 mandati e per il massimo è 10 anni. Questo magari non ti piace, però ti spiego la logica e te la racconto. Io entro da dentro e so che posso ottenermi 14.000 euro al mese, però decido che li do in niente. Poi so anche che quando tu entri da dentro ci sono i meccanismi. Allora, non uscite. Aspetta, no, non è quello. Un altro meccanismo. Io so che quando vado in commissione, se rompiamo tanto le scatole per quello che fanno gli altri, loro non ci fanno passare niente. Ci tolgono anche i diritti. Cioè, per esempio, noi abbiamo diritto ad avere dei vicepresidenti di commissione. All'inizio ce li hanno dati. Abbiamo avuto dei vicepresidenti di commissione. Perché l'idea è quella. Io ti do una cosa che ti spetta, ti do un favore, però te la dico come te la do, però te la non dartela, però te la do e però mi aspetto che tu fai un piacere, fai un buon piacere. Cioè, si crea un meccanismo relazionale, ok? Ora tu devi decidere se accetti il meccanismo relazionale, quindi non rompere troppo le scatole, ti fanno passare qualcosa. Allora io vengo da voi e dico, oh, abbiamo ottenuto questo, siamo stati bravi, voi sì, bravo, complimenti. Però non sapete che io per ottenere quello ho dovuto non rompere tanto le scatole e qualcos'altro. E questo non rompersi le scatole crea poi questa cosa che noi diciamo sempre, il PD e Forza Italia, cioè destra e sinistra sono la stessa cosa. Cioè tu entri in un sistema relazionale in cui sai che devi rompere le scatole per far vedere che stai rompendo le scatole, ma non abbastanza da rompere davvero le scatole. E ha creato un Parlamento, quello come l'italiano, dove l'opposizione si fa a favore di telecamere. Cioè, c'è la telecamera, va, finita la telecamera, vabbè dai, ok, tutte. Vanno tutte a mangiare assieme. Non è questo, non è... È così. Vedi che si rimette a ridere perché è vero, il concetto è che è anche umano, cioè tu ce li hai lì davanti, alla fine ti fai un rapporto umano. Cioè, vai a mangiare con i miei amici. Ma che condizio va per te? Ma allora, se ti dico quello che faccio io, noi... Quindi voglio dirti, c'è una forte tentazione, questo nel bene, questo è il bene, poi c'è il male è un'altra cosa ancora, cioè ti arriva un tizio, ti arriva qui, ti scrive una mail, siamo, non so, i rappresentanti dell'industria di un settore, e dice vorremmo incontrarla per fare delle proposte, e dici vabbè, per carità, fanno le proposte, va bene, cioè non è che io ascolto, è giusto ascoltare, ascolti i cittadini, ascolti i rappresentanti delle istituzioni, e poi però scopri che... Queste persone ti dicono, questa è la nostra proposta, se tu porti avanti questa proposta... Ma siete sotto Ok, e a quel punto tu devi decidere se pensare al tuo futuro come individuo, cioè per dire, quello che ti possono promettere è qualche soldino sotto banco, oppure ti possono promettere, per esempio, dopo, quando hai finito di fare quattro, non ti preoccupare, ci avrai una carriera da qualche parte. Ma sai che è successo che un sottosegretario all'energia è uscito dal Parlamento e è andato direttamente a lavorare per una grande azienda dell'energia. Quindi questo in
in Europa lo chiamano fenomeno delle porte girevoli, cioè vuol dire che uno entra in politica, esce dalla politica, va nelle grandi aziende, magari nel top delle grandi aziende, prende grandi stipendi, poi magari ritorna in politica e poi fa il giro. Questa roba qua crea un sistema marcio. Allora devi decidere cosa vuoi fare in questo paese, vuoi pensare a te o vuoi pensare a tutti? Perché noi facendo due mandati ci imponiamo questa idea. Due mandati significa che io dopo due mandati devo ritornare in Italia e siccome in questo paese voglio trovare un lavoro, io vorrei che questo paese sia migliore, fosse migliore. E ma quando lasci da questi due mandati? Non hai vitalizio? Sei in pensione? Allora, noi avremo la pensione, ecco, attenzione, ecco, però la pensione, ce l'avremo, prima ce l'avremo, non magari aspetta che ti racconto, no, l'avrei fatto prima, invece non stai rispondendo. Perché stai impedendo? Allora, prima c'è il vitalizio, addirittura fino a qualche legislatura fa tu potevi prendere vitalizio anche dopo due o tre giorni, un giorno. Non ce l'ha. Adesso devi fare 5 anni. Adesso è una pensione, come si chiama, contributiva. Cioè è legata a quanti contributi versi. Quindi noi, se ho capito bene, se facciamo 5 anni prenderemo a 65 anni, ma a me hanno tipo 200-300 euro, una cosa molto bassa. Non lo so, io non mi sono neanche informato. Però non avremo il vitalizio, come adesso. Avremo dopo 5 anni minimo, se fai 10 sarà di più, sarà non so quanto. Però è contributiva, cioè in base ai contributi. È vero, noi prendiamo i contributi in base a 10.000. Quindi in realtà adesso sarà più alta di quella che sarebbe se prendessimo 5.000. Quindi, però comunque attualmente noi siamo riusciti a fare questo. Te le dico, io personalmente, io ho avuto la fortuna negli ultimi 3 anni di lavorare in un centro di ricerca europeo che sta a Ispra sul Lago Maggiore, ok? E ho avuto la fortuna che siccome lì gli stipendi sono europei, guadagniamo bene. Quindi negli ultimi anni guadagniamo 2.800 euro al mese come ricercatore. Stavo in quella che chiamano la Disneyland della ricerca, cioè lì comunque ti pagano bene, c'è un buon rapporto lavoro, tempo libero, è un buon posto. Non ero stabile, avevo 3 anni, però avevo vinto, avevo quasi finito il contratto, avevo già vinto un post-dottorato in Francia, in Iraq, in un'ente di ricerca sull'agricoltura che sta in Francia. Quando mi è arrivata sta mail, ho dovuto decidere, sto qua e provo a fare sta roba, con 3.000 euro, posso levantarmi oppure me ne vado all'estero. La differenza è che io oggi comunque non so cosa farò, cioè io dopo quando avrò finito qua non so, dovrò inventarmi qualcos'altro perché la ricerca non ha qua di prendere a fare. Quindi per me è basilare lavorare, la mia motivazione è che io voglio un paese che investa in ricerca, un paese che guardi al futuro, dove i giovani possono trovare lavoro. Io non sono più tanto giovane, se finisco adesso ancora, se finisco al prossimo, se devo fare un altro mandato c'era pure vecchiotto, quindi dovevo pensare. Ma napoletano non vi ha insegnato niente, allora napoletano. Ho 63 anni, capito? Scusate se ti ho fatto no, visto che lei mi ha provocato. Adesso parla lui. Hai visto? Adesso ne rimane un po' la cittadina. Allora oggi parliamo della Costituzione. Vi devo dire la verità. Quello che c'era ieri tra me sulla 7 c'era Renzi contro non lo faceva quasi parlare, non volevo fargli dire la verità, quello gli diceva andava da un discorso all'altro ma non rispondeva esattamente alla domanda Renzi, allora, è abilissimo, apprezzino Renzi, spero nessuno, ma è legittimo. Ma non sto mica dicendo che apprezzo. Renzi è un bravissimo comunicatore, io lo so, lui ha studiato con della gente veramente in gamba. Dal punto di vista della comunicazione, sì, è bravo, sì, nel suo lavoro. È bravissimo. Sì, ma che lo dice tante consiglie. È un professore universitario. Un costituzionalista. No, non c'è quello che sta dicendo lui ieri sera in televisione. È un costituzionalista. Mi hanno raccontato queste cose. Ma comunque sia, è stato un bel... Io penso che la gente vedendo quel filmato, quello scontro, si sia fatto un'idea, perché Renzi alcune volte andava da una parte all'altra, domande che gli faceva rispondeva altre cose. Tu l'hai visto? Sì, l'ho visto, anch'io tutto l'ho visto. Venditore di pentole. Da una parte c'era la comunicazione molto consapevole, molto accademica, molto precisa. Che
Gustavo Rinaldi, l'economista, aveva fatto notare questo. Dall'altra parte c'era questa persona che, come dici tu appunto, ha un dono comunicativo incredibile. Non ha un dono, io cioè, conosco chi ha studiato. Vabbè, ha studiato con, e diciamo che ha assimilato molto bene, perché tu tutti i maestri del mondo, si è legato. Il quale ha adottato un modus di convogliare, semplicemente non rispondeva, evitava assolutamente di rispondere, però prendeva da quello che diceva Zelensky e da una, due, tre parole massimo te le portava nel suo discorso e le convogliava dove lui voleva. E praticamente se uno non è smaliziato nel capire lo stratagemma, perché si trattava di uno stratagemma di questo qui ha tirato fuori tutto quello che gli interessava dire, compresi 500 milioni di risparmio, che sappiamo che è una balla, sono 50 milioni, compreso Di Maio che ha detto Venezuela è decisiva, eppure l'ha detto, cioè io sono rimasta è compreso un'intervista che si era preparato del professore che aveva detto che del 2007 che aveva detto che lui preferiva allora però, scusami Mirko, però ha fatto anche una gaffa di Renzi colossale quando ha tirato fuori la storia del ponte sullo stretto di Messina che lui deve pagare questa impresa che continua a avergli gli uffici aperti a Reggio Calabria, cosa che aveva già fatto Berlusconi, e proprio loro sono stati proprio loro che dovevano appoggiare, che sono stati i primi. Quella è stata proprio la gaffa che non poteva permettere. Aspetta un secondo. Allora, c'è un tema importante, no? E oggi Renzi è il primo, in Italia credo che sia il primo comunicatore di questo livello che vediamo. Cioè, negli Stati Uniti hanno avuto Obama. Obama è stato, ha fatto una piccola rivoluzione nella capacità comunicativa e anche nel modo di gestire la strategia comunicativa, i media, internet e tutto quanto. Berlusconi era preistoria, Berlusconi ha usato i sondaggi per funziona la comunicazione di questo livello, no? Loro ascoltano le parole delle persone e fanno, hai visto cosa fanno? Quel gioco lì è un gioco, si fa così, tu praticamente utilizzi, prendi il linguaggio dell'altro e lo distorci in buona sostanza restituendo qualcos'altro con parole simili, ok? Si chiama parafrasi restrutturante, ok? Per dire, vuol dire io ti ripeto quello che dici tu, però ti cambio il contesto in maniera che il messaggio risulta completamente stravolto, ok? Voglio dire, la comunicazione oggi non possiamo più permetterci di non conoscerla, perché o tu la conosci e non ti manipola, o non la conosci e ti manipola. E lo so che è difficile, perché non è una cosa, io sono ingegnere, ok? Io sono ingegnere, ero abituato a focalizzarmi sul contenuto, cioè tecnico, ok? Entro in Parlamento e mi sono, nella mia testa innocente, ho detto vado là dentro, do il mio contributo di contenuto. Il problema è che ho scoperto a mie spese che del mio contenuto non gliene fregava nulla a nessuno, in un Parlamento che non legifera più con una pluralità di visioni, legifera il governo e il Parlamento dice sì, no, attraverso la decretazione d'urgenza. Ora, quindi quello che abbiamo dovuto imparare a capire è che non puoi non sapere come funziona la comunicazione. La comunicazione funziona con delle regole che a volte sono manipolatorie, funziona con poco contenuto e tanto, diciamo, si chiama comunicazione analogica, vuol dire creare emozione. Renzi non dice nulla, se voi ascoltate esattamente parola per parola, vi leggete la trascrizione di un linguaggio, scusatevi, la trascrizione di un discorso, vedete che di contenuto c'è quasi niente. Sono parole dette in una certa maniera. Ma secondo me non è solo, perché ho visto i video lì, ho detto una cosa, ha fatto male. Per esempio, notate quante volte usa i verbi all'infinito. Il verbo all'infinito crea un effetto dentro di noi. Cioè, se io uso una parola complessa, dico, non so, adesso mi viene in mente, una parola complessa, le persone stanno a pensare cosa vuol dire una parola magari
una, che ne so, un avverbio, uso procrastinare, vabbè, uso una parola difficile, si crea, adesso non riesco a, essere, a farvi degli esempi concreti. Sì, esatto. Il linguaggio deve essere semplice, con i verbi all'infinito, ripetere tante volte, così. Allora, o noi capiamo come lavorano e non ci facciamo prendere per i fondelli, oppure verremo manipolati. Io sto studiando comunicazione, cioè io sono un ingegnere che da 2 anni studia libri di comunicazione per capire come ci stanno qui sui fondelli. E ho scoperto un sacco di cose interessantissime. Per esempio Renzi ultimamente ha cambiato qualcuno del suo staff. Non vedo questo, so anche il nome, non ve lo dico, lo so. Sulla riforma professionale fa tutto lui, io sono le scatole mentali, mi mette qualcosa, siamo d'accordo con lui? Va bene, siete d'accordo? Lui spiega la riforma e io, se mi consentite, ogni tanto dico qualcosa, perché io sono bravo, io sono conoscente. Si può fare qualche domanda? Si può fare? No, io devo stare in sua. Innanzitutto, se volete rompere le scatole anche voi, non solo Mirko, mi fa bene, facciamo un po' di discussione che in genere risulta anche essere un po' più coinvolgente, meno noiosa del solito, visto che siete già qua sabato sera ad annoiarvi a sentire i discorsi sulla Costituzione. E io lascerei prima la parola a, ricordami il tuo nome, perché Pietro, che introduce un attimino la. Buonasera, allora, come sapete anche a Trino c'è un gruppo di cittadini che si interessa al bene comune, almeno cerca, nello stile del Movimento 5 Stelle. Ecco, noi chi siamo? Ecco, cittadini stupidi politici che noi riteniamo inetti, potenti, disonesti. Qua ce n'è qualcuno, non sono tutti, cosa vogliamo fare? Vogliamo informare, coinvolgere, proporre, controllare, denunciare. Questa è una di queste serate informative che abbiamo voluto in collaborazione con Mirko e Paolo per sensibilizzare la popolazione sul prossimo referendum. Non vogliamo solo fare parole, segnalo che forse non è passato sui giornali, però il gruppo si sta interessando comune, infatti per esempio uno di noi si è interessato alla casetta dell'acqua perché si era accorto che insomma non c'erano le analisi di legge pubblicate eccetera, quindi c'è stato un interessamento presso il comune che poi soleatemente ha provveduto e poi altri piccoli interventi. Ecco. Chiaramente per noi è importante che il cittadino torni ad interessarsi della cosa pubblica, quello che diceva anche Mirko prima con era già presente, ecco, altrimenti si va a finire che il politico poi cui il cittadino dà la delega piena, ecco, senza interessarsi, fa quello che più gli interessa e tralasciando ovviamente il bene comune e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Per cui se qualche cittadino trinese si sente, ecco, di avere qualche interesse per il bene collettivo di Trino e vuole aiutarci, mettersi con lui, noi siamo ben contenti collaborazione. Passando invece al tema, ecco, della serata, io mi ero preso giusto due punti per presentare i relatori, ma io si è già presentato ampiamente qua ai presenti e Paolo adesso ci siamo parlati, ho visto che ha già molto da spiegare, quindi passiamo oltre. Avevo pensato anche a due pensieri sulla Costituzione, anche per entrare con il discorso, diciamo questo qui sarà già ben trattato da lui. Ecco, una polemica, una critica che viene svolta sul discorso contro quelli che dicono no al referendum, è proprio il discorso che modificando solo la seconda parte della Carta Costituzionale, ecco, non si intaccherebbero i diritti, la parte dei diritti che era parte prima della Costituzione. In realtà però le due parti sono strettamente collegate. Eguaglianza, diritti e istituzioni si legano inscindibilmente,
da una parte le politiche con le quali il governo decide sui diritti nascono nelle istituzioni e ne sono conformate, dall'altra le istituzioni, le procedure contenute nella seconda parte sono funzionali alla realizzazione dei diritti contenuti nella prima. Ecco, cioè significa che se mutano le procedure e le istituzioni muteranno di conseguenza anche le politiche e il livello di garanzia. Quali leggi e politiche migliori possiamo aspettarci se il prossimo Parlamento sarà, come già quello attualmente in carica, indebolito dal sistema elettorale, posso diventare il capo e succube dell'esecutivo? Ecco, in nome della stabilità e della governabilità, la riforma costituzionale in Italia consegna a molte decisioni fondamentali a una maggioranza artificiale, dominata dal leader del partito e sostenuta di fatto da meno di un terzo dei consensi elettorali. Questa maggioranza potrebbe decidere da sola sui diritti fondamentali di libertà, sull'indipendenza della magistratura, sulle regole dell'informazione, sui principi dell'etica pubblica, sulle prerogative del ceto politico, sulle leggi elettorali e perfino su ulteriori revisioni costituzionali. Il controllo dell'agenda parlamentare del governo e lo stravolgimento del sistema delle garanzie costituzionali indeboliscono i contropoteri che potrebbero opporsi al predominio di questa falsa maggioranza. Ecco, un altro esempio di come la modifica della seconda parte della Costituzione può andare a intaccare, ecco, i diritti appunto costituzionali sanciti dalla prima parte. Ad esempio, l'articolo 5 della Costituzione, quindi nella prima parte, la Repubblica una e indivisibile promuove le autonomie locali, attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo, adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento. Ecco, questo chiaramente già i padri costituenti avevano dato un'impronta molto, molto decentrata, molto quasi federalista, ecco, alla nostra carta costituzionale. Adesso in questa riforma, modificando l'articolo 117 che riguarda le competenze delle regioni, su qua mi spiace che non si può vedere molto bene, ma lo schema ne dà l'idea, no? Praticamente al centro sono le materie di competenza concorrente, ecco, che attualmente hanno le regioni, concorrente con lo Stato. Quindi le regioni possono decidere in queste materie, nel punto dell'elenco che vedete centrale, in concorrenza con lo Stato, cioè lo Stato dà le linee guida e ogni regione può scegliere. Questo attualmente. Con la nuova modifica che si va a votare, ecco, le competenze dello Stato, le vediamo qua alla vostra sinistra, sono tutte quelle, praticamente si ripetono quelle, ma vedete che sulla destra le competenze delle regioni sono sparite praticamente. Ecco. Questo alla faccia di quello che si dice, siamo andati avanti 20 anni a cercare di attuare tutto il discorso delle regioni, addirittura qualcuno parlava di dare lo statuto speciale a tutte le regioni, quindi, e al contrario adesso lo Stato si riprende la decisione su certe cose. Non è vero che questo aiuti la decisionalità, anzi. Possono riassumere le regioni adesso le competenze che hanno maggiormente sono la salute, la sanità. i trasporti pubblico e tutto in capo alle regioni, e nota forse un po' più che può interessare proprio anche questo territorio, quello che verrà centralizzato saranno poi anche le grandi
potrei dire. Non la puoi dire niente, tra l'altro potrebbe anche essere messa, fatta diventare un'opera strategica nazionale e quindi addirittura coperta da segreto di Stato e difesa con l'esercito. E purtroppo devo dire che non è che sia una cosa tanto campata per aria quella che ha detto lui, perché se vuoi sapere quello che non, forse di cui non si parla nei media italiani, che noi siamo in ritardo di più di un anno sulla pubblicazione di questa carta dei luoghi dove potrebbe sorgere il deposito nazionale delle scorie. Stiamo entrando in infrazione europea per questi ritardi e non si capisce perché ci siano questi ritardi, e la paura di molti è che stiamo aspettando questa riforma costituzionale per poi non fare davvero un processo partecipato e coinvolgere le popolazioni, ma dire lo facciamo qua, mettiamo i militari e potete fare tutto il casino che volete, lo fanno a casa vostra. Il punto è che questa zona qua, io non credo che sia azzarderanno metterlo tipo a Saluggia, perché sarebbero dei pazzi criminali. Saluggia è il posto più inadatto sulla storia. Cioè, allora, voi sapete, sta in una conca tra tre fiumi, in una zona dove sotto c'è gli acquedotti del Piemonte orientale, sarebbe la cosa più delirante fuori da terra. Ma siamo in Italia, attenzione! Il punto che io ho parlato con l'amministratore delegato e loro hanno detto, sì, però purtroppo voi avete il 90%, e il grosso problema è spostarli questi rifiuti, e costano un sacco di soldi, e quindi meno li spostano è meglio, e quindi questa è una brutta notizia, bisognerà alzare le barricate, perché io non so dove vorranno proporlo. No, ma per lo spostamento non è un problema, basta la prossima piena. Tutto risolto. Quelli fermiamo qua a Trino magari per la prossima piena. Rubbia aveva detto che si è sfiorato nel 1994, no? C'è stata la riunione. Si è sfiorato la catastrofe planetaria, perché la piena è arrivata praticamente al centro del posto. C'è un documentario che si chiama L'Assunta. Avete visto quel documentario dell'Assunta? Sì. L'Assunta l'ha assunto perché è una conca, hanno fatto un documentario sulla storia del deposito nazionale di Saluggia, del deposito locale, e purtroppo non sta girando per niente, perché, signori, è preoccupante di quanto poco si parli di storia nucleare. Io decommissioni, si chiama, smantellare le centrali, voglio solo scusa se vi permetto, no? Però attenzione, che è preoccupante, io che ne ho parlato tanto, perché vengo da qua vicino e Saluggia ce l'abbiamo attaccato, mi sono accorto che le cose erano proprio gravi quando hanno nominato il direttore dell'Ispettorato della Sicurezza Nucleare. No. Hanno nominato un tal Antonio Agostini, che poi è stato sigillato dopo, e questo tizio era indagato per mala gestione dei fondi quando era al Ministero della Ricerca. Quindi lui aveva fatto tutti dei truschi per far andare avanti amici suoi, era indagato e l'hanno proposto anche l'ente che deve vigilare sulla sicurezza nucleare. Nonostante sulla direttiva, un avvocato, sulla direttiva ci sia scritto deve essere di specchiata e indiscutibile moralità e deve essere di competenza nel settore della radioprotezione e della sicurezza nucleare. Ci ha messo Agostini. Adesso poi noi abbiamo fatto casino, è uscita l'inchiesta sulla stampa. Però, e poi l'hanno sospesa, adesso hanno fatto un altro che l'altro giorno hanno messo tante vice, che è un avvocato lo stesso, però almeno non ha inchieste perché si è rubato i soldi. Ora, voglio dirvi che però quel giorno lì io sono rimasto estremamente colpito, perché abbiamo cercato di far uscire questa notizia, cioè i signori stanno mettendo la sicurezza nucleare, un indagato per gestione di fondi all'Egra, e non è uscito nulla, soltanto il fatto che gli hanno fatto un pezzo, basta. Tutti i telegiornali, nessuno ti fa capire che è un tema che è tenuto sotto traccia. Ed è preoccupante, perché noi abbiamo avuto segnalazioni che non abbiamo potuto, diciamo così, verificare da parte dei dipendenti della Sogin, diciamo marginalizzati, messi in quella parte, che ci hanno raccontato storie pesanti. Cioè, visto che saranno miliardi di euro questo deposito, 2-3 miliardi di euro forse, ma come succede in Italia, partono così e cioè arrivano in salone, sono appetiti grossi. E pensate che a Saluggia per una cosetta da 80, quant'era? 120 milioni di euro per l'impianto per solidificare le scorie, si chiama Cemex, c'erano state delle tangenti, mi pare da 4
se per una cosa 120 milioni di euro, 100 milioni di euro ci sono già le tangenti delle consistenti, è uscito il casino, voi immaginatevi cosa può girare intorno a 2 miliardi, 3 miliardi di euro per battere. E poi, quindi bisogna tenere gli occhi ben aperti e purtroppo non gira nulla. Scusate se mi sono permesso, però ci tenevo, non se ne parla mai. No, no, beh, è servito anche a poi introdurre il discorso della Costituzione. Io la prima slide che volevo presentarvi è proprio quello sul che cos'è la Costituzione. Questo breve intervallo che c'è stato prima forse ha fatto capire meglio di qualsiasi altra cosa come la Costituzione, che sembra una cosa così lontana e distante dai cittadini, in realtà va a toccare poi cose molto, molto vicine ai territori, come può essere appunto il deposito di scorie qua a Salvuggia, ma può essere la TAV messo in ogni contesto, no? Può essere la TAV, può essere il ponte sullo stretto di Messina che adesso è ritornato solitamente in campo, eccetera eccetera, ecco. Che cos'è? Allora, io volevo partire da innanzitutto da che cos'è la Costituzione. La Costituzione è il vertice nella gerarchia delle fonti di diritto, la carta fondamentale, quella che definisce le regole fondamentali dello Stato, l'equilibrio tra i tre poteri fondamentali. Quindi è quella anche che cerca poi di equilibrare questi tre poteri, no? Sappiamo che ci devono essere dei pesi, dei contrappesi nei poteri dello Stato. In questa riforma, secondo noi, tutti i sostenitori del no, va un po' proprio a camminare questo equilibrio che c'è stato dato. I padri costituenti originali, non i costituenti attuali, sono riusciti, diciamo, a fare questo lavoro molto, molto bene e equilibrando decisamente bene questi tre poteri in modo che nessuno prevalesse uno sopra l'altro. Cosa che adesso si vuole invece completamente stravolgere. Passo la diapositiva dopo, che invece si basa su chi vorrebbe modificare la Costituzione. Questi tre categorie che sono, diciamo, i principali riformatori, quelli che vogliono la riforma, che chi sono? Allora, Giorgio Napolitano, che sappiamo che ha quasi imposto la riforma quando Renzi si è imposto come premier nel paese, pur non essendo stato eletto. Lui stesso, Giorgio Napolitano, poi è stato eletto per la seconda volta, cosa che in teoria non si potrebbe fare. Ricordo che... Sì, è stato eletto sindaco, anche vinto le primarie, però un'elezione nazionale vera e propria non è... Tra l'altro, come sapete, poi il Premier deve ottenere la fiducia delle due Camere, Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Le stesse due Camere che hanno votato la fiducia al Premier Renzi sono state elette con una legge elettorale che è stata definita incostituzionale. Quindi, qualcosa che ha portato ad avere alla Camera 150 persone che noi definiamo abusive, perché non potevano in teoria essere lì. Quindi questo vi fa capire che già queste tre persone, queste tre cose non stonano con la riforma costituzionale. Cioè la più grande riforma costituzionale che il paese abbia mai 47 articoli. 47 articoli vogliono modificare, esattamente. Articolo 5. Un esempio che io faccio molto spesso, che spero renda bene il concetto, è quello del condominio. Come se in un condominio si insediano delle persone abusivamente, degli abusivi che fanno un'occupazione, e questi abusivi pretendono anche di voler mettere mano al regolamento condominiale, modificandolo, rifacendo il regolamento condominiale. Ecco. Voi che abitanti invece che pagate, che siete in regola e tutto, permettereste agli abusivi di modificare il vostro regolamento condominiale? Non penso. Qua sta succedendo la stessa cosa, però molto più grave, ovviamente, perché è riferito all'intero paese, non a un condominio.
Merdini, mamma mia. Il governo Renzi, per avere i numeri, oltre appunto a queste questioni che sono comunque rilevanti, si basa la maggioranza su persone come Azzolini, come Verdini e altri, che sono tutte persone che sono state chi condannate, chi indagate, comunque ci sono inchieste su di loro, cioè chi ha fatto l'associazione a delinquere, chi è stato accusato di corruzione. Manca. Ecco, questi soggetti qua che probabilmente non sono degni neanche di stare in un posto pubblico meno di rilievo, vogliono modificare la nostra carta costituente. Scusa, posso fare una domanda? Certo. Quando è stata modificata la Costituzione a livello economico, che è stato inserito il pareggio di bilancio, voi come la pensate? Quando è stata modificata la Costituzione? Nel 2012 è stata modificata. Ma allora non c'erano ancora il governo. Quindi, noi non eravamo ancora neanche stati eletti in quel passaggio lì. Sì, non è... Personalmente sì, non sono favorevole. Di modifica sostanziale della Costituzione, no? Cioè, avete parlato adesso della più grande modifica. Sì, è quella nell'arco della storia, è stata quella che vuole cambiare. Oppure, cioè, va più a influire di più? Oppure inferiore come? No, beh, questo sicuramente va a inferire di più, perché va a toccare davvero tanti articoli e va proprio a squilibrare quello che è l'organizzazione attuale. Questa influisce di più questa? Questa sicuramente di più, sì. Quella del pareggio di bilancio di meno. Sì. Beh, come diciamo che le modifiche che vengono fatte sono maggiori, sicuramente. Diciamo, ma sono due temi diversi, il pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio è un patto che si fa tra l'Italia è l'Europa nel quale si dice che ci devono essere dei vincoli. Invece questo è una cosa un po' differente. Esatto, non è più sul livello economico, questo è proprio sull'organizzazione, sulle regole che ci siamo dati come Stato, come comunità. E poi anche per pareggio di bilancio è una vogliata unica. Perché è una cosa così, io non riesco a capire come hanno fatto a votarla tutti quanti. Non riesco proprio a capirla. Da Prodi anche quelli che erano contro, non riesco proprio a capirlo. Una puntualizzazione, il tema del pareggio di bilancio è stato inserito nel 2012 col governo Monti ed è una riforma potenzialmente devastante, potenzialmente, ma non con certezza. Si possono modificare delle cose e si possono non modificare. Questa riforma è sicuramente devastante, ecco, questa è la differenza. Quindi da un lato abbiamo una bomba atomica che potrebbe esplodere, potrebbe non esplodere. Questa è una bomba atomica che sicuramente esploderà se dovesse essere confermata. Ecco, con la differenza che l'altra non la possiamo più toccare, adesso votando no, questa la fermiamo. Certo, esatto. L'altra è potenzialmente devastante perché offre la copertura costituzionale per poter incidere su tutti i diritti fondamentali. Cioè posso tagliarti la previdenza perché se no non raggiungo il pareggio di bilancio, per dire, no? Posso tagliare la sanità, posso tagliare tutto, cioè non è stato posto nessun limite alle cose non toccabili. Ecco, quindi è potenzialmente devastante, ma non è detto che arrivino a usare tutta quella forza. Perché in questi anni non è stato devastante. Un 10 milioni e mezzo di persone che non vanno più all'ospedale non è devastante. Quando l'articolo. C'è un articolo dove dice che lo Stato ha l'obbligo di provvedere alla salute dei propri cittadini. Non è stato devastante. 11 milioni e mezzo di persone che non vanno più perché non hanno soldi o perché ci va tanto tempo. Scusate. Un altro problema è che se passa questa riforma. Questo è peggio. Poi ma sì, io voto. Ma non perché mi devono convincere. Qualcosa di un po' più corretto. Non è sbagliata la mia, costituzionalmente accettabile, sarebbe sicuramente più difficile perché le forze che verranno elette, se uniamo questa riforma qua con l'Italia, che ovviamente sono due facce della stessa medaglia, hanno detto che quello lo cambiano. Lo cambiano perché non vi vogliono far andare al governo, non dico io perché, e quella è la ragione. E quindi
andare di nuovo poi a modificare la Costituzione sarebbe veramente complicato, se non quasi impossibile. Perché se vincete voi non la ripotete ritoccare? Che differenza fa? No, allora se vinciamo noi con questa, Legge qui avete... questa legge qua, noi avremmo la maggioranza schiacciante alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, però non... non c'entra più di tanto il Senato, perché dovrebbe prendere altri tipi di decisioni. Sì, che ha 12 modi per interpolare, sì. Anche chi vince purtroppo non è così, perché le riforme costituzionali verrebbero comunque anche votate dal Senato, quindi noi avremo la maggioranza in una Camera sola, nella Camera dei Deputati, non al Senato, perché al Senato malcontati riusciremo a mettere 3-4 persone, non di più, quindi una minoranza assolutamente che non ci permetterebbe di andare a modificare. Aspetta di arrivare agli spieghi anche. Sì, infatti andiamo avanti. Accavalliamo un po' di temi e non riesco più a seguire un filo logico. Questa slide qua ho inserito tutti quelli che sono le promesse del sì, che sono però hanno una cosa in comune, sono tutte false, perché molto spesso sentiamo parlare di abolizione del Senato, ma l'abbiamo sentito prima, che quello penso che sia passato, perché tutti avete capito che il Senato non verrà assolutamente abolito, che ci sarà un risparmio economico. Questo è anche falso, poi lo vediamo dopo, cioè è falso in parte, ovviamente un minimo di risparmio economico effettivamente c'è, però un cambio di cosa, e poi soprattutto andremo a quantificare questo risparmio economico, andremo a vedere se non è possibile ottenerlo in un'altra maniera. Ci vengono a dire che ci sarà un'attività legislativa più veloce, che si semplificherà, ci sarà più semplificazione, le leggi saranno più semplici, se non passa questa riforma non ci saranno altre riforme, questa falso, perché si può benissimo fare un'altra riforma con un altro governo, insomma, addirittura con questo governo stesso se non dovesse anche passare questo referendum. Se vince il no si blocca il paese, questo è un altro mantra che si continuano a ripetere, non è vero, se si vince il no semplicemente le cose rimangono così come sono, la Costituzione che c'è attualmente è ancora validissima e e un'altra cosa che dicono, questa più legata forse all'Italia, è quello di sapere chi ha vinto la sera stessa delle elezioni, ma non so voi se avete seguito le varie maratone di Mentana, anche con questa legge elettorale qua la sera è stato quasi sempre chi ha vinto, se non è la sera stessa che mattina. Cioè, il problema poi forse è che quel governo continui tra 5 anni a governare, ma quello è un problema poi dei partiti che si spaccano nei vari correnti, non sicuramente della legge elettorale che non riesce a garantire chi è il vincitore la sera delle elezioni. Allora, dicevamo, la riforma abolisce il Senato. No, il Senato non verrebbe abolito. Quello che verrebbe abolito sono gli elettori. Voi non andrete più a votare per il Senato, perché il Senato sarà composto da nominati. Un po' quello che è successo con le province. Non so se avete presente, le province non siete più andati a votare, però la provincia non è un ente che è sparito, è un ente che si sono eletti tra di loro, tra i sindaci, e quindi è fatto da nominati, probabilmente non sapete neanche chi sono i vostri consiglieri provinciali, il presidente della provincia, magari sì, perché in genere il presidente del capoluogo di provincia, quindi è un po' più mediaticamente esposto, però in sostanza la procedura sarebbe la stessa, quella di abolire l'elettorato ma non l'ente. Il nuovo Senato, così rispondo anche alla domanda di prima, sarà composto da 74 consiglieri regionali, da 21 sindaci e 5 senatori che sono nominati dal capo dello Stato. Non sono più senatori a vita, saranno nominati per 7 anni, ovvero la durata della presidenza della Repubblica, più gli ex presidenti della Repubblica, quelli rimangono, quindi dovrebbero essere qualcosina in
su quello c'è una confusione pazzesca, perché la legge, la riforma adesso della legge dice due cose che si contraddicono una con l'altra, perché da una parte viene detto che verranno nominati tra di loro, dall'altra invece viene detto che dovrà esserci comunque una scelta dell'elettore quando si va a votare per le regionali o per il sindaco. Come si riuscirà a fare questa cosa non so neanche se è possibile, perché non è difficile da mettere in atto, e in più c'è questa confusione perché si contraddicono da soli, non si sa bene quale sarà il meccanismo. Probabilmente nascerà una disputa, si andrà alla Corte Costituzionale che dovrà poi appunto risolvere questa, ma anche molte altre situazioni molto simili, perché il caos sarà sicuramente parecchio. Questo cosa vuol dire? Però che noi in Italia non andiamo mai al voto in contemporanea di tutti gli enti. Questo vorrebbe anche dire quindi avere un Senato a maggioranza variabile, no? Perché oggi in Piemonte c'è una maggioranza di centrosinistra, però domani potrebbero esserci le regionali piemontesi, e questo è vincere il Movimento 5 Stelle piuttosto che qualcun altro. Questo vuol dire che in Senato verrebbero tolti del PD e messi i senatori del centro-sinistra e messi quelli della nuova maggioranza. Quindi ci sarà un Senato con una maggioranza che balla, non entra, l'altro esce, non si capirà bene neanche questa cosa. Stessa cosa ovviamente per i sindaci dei capoluoghi delle province, beh, anche lì il sindaco non va in votazioni in contemporanea con le elezioni nazionali, e quindi ci sarà un continuo ribaltamento dell'equilibrio del Senato. Questo però cosa comporta? Il Senato poi potendo in pratica impugnare quasi tutte le leggi che fa la Camera, potrebbe o meno paralizzare il paese, perché se ho una maggioranza favorevole magari mi fa passare tutto, se invece ho una maggioranza a me opposta mi impugna qualsiasi cosa, mi rallenta tantissimo i lavori parlamentari. Posso chiedere una cosa? Sì. Ma per quello che riguarda invece le leggi più in fretta, cioè con questo nuovo Parlamento, se fanno una legge che non dovrebbe andare bene, non sarebbero solamente i senatori che potrebbero bloccarli, basta. Se non fossero favorevoli. Se invece fossero favorevoli, passerebbe tutto. Dipende poi anche dalla legge, perché su alcuni tipi di legge il Senato ha comunque un diritto di veto, diciamo, sulla. E non c'è più il capo dello Stato neanche che deve firmare? No, cioè il capo dello Stato si lo firma, se però rispetta la Costituzione. Lo firma sempre il capo dello Stato. Su quello non ci conterei troppo. Sì, volevo aggiungere due cosine su questo tema del Senato, perché c'è un aspetto importante. Allora, intanto bisogna aggiungere una riga: i senatori a vita attuali, che sono confermati, non spariscono. Quindi il nuovo Senato avrà anche gli attuali senatori a vita. Sì, questo lo riconfermare. Finché non saranno estinti. Finché non si estingueranno, uno già è andato, si fanno gli altri. E questo è molto importante, però, perché degli equilibri del Senato, gli attuali senatori a vita più i 5 senatori presidenziali diventano una bella pattuglia, sì. Diventano 10 su 105. Su 105 diventerebbero, quindi diventa una cosa importante. Poi il tema della elezione è al momento rinviato, come giustamente diceva Paolo, alla legge che si dovrà fare, dove c'è questo pasticcio i consiglieri eleggono ma lo fanno in conformità e nessuno ha capito come questa cosa potrà avvenire. Però per togliersi da questo inghippo, che cosa hanno fatto? Che nel decreto ci sono le norme transitorie con cui si prevede come sarà eletto il primo Senato, e il primo Senato sarà eletto con un metodo proporzionale in base alla conformazione attuale. Quindi se questa riforma passa e la legislazione finisce nel 2018, la legge nuova per il Senato sarà fatta nella futura legislatura e il primo Senato sarà eletto con i consiglieri attuali, quindi con consiglieri dove
dove la conformità non esiste di sicuro. No. Questo è importante. Assolutamente, non andrebbe neanche a rispecchiare quelli che sono gli equilibri del paese, perché se le percentuali che danno in televisione sono vere, cioè, sicuramente il Movimento 5 Stelle non riuscirà a mettere una... Cioè, ho fatto una simulazione, il Movimento 5 Stelle avrebbe al massimo 10 senatori, 10. 10, ma nelle migliori delle scuole, migliori proprio... Mi sembra fin troppo... No, 10, no, no, 10, ho fatto regione per regione, però 10 su 100 o 105, per dire che dove va? I nuovi senatori, inoltre, questo è un altro argomento che è molto discusso, avranno l'immunità parlamentare. Ecco. Quindi questo secondo noi potrebbe anche appunto andare proprio a influire sulla scelta delle nomine, diciamo chi è in odore di qualche avviso di garanzia potrebbe giocarsi la carta jolly, dice io vado in Senato, così per 5 anni nessuno mi può toccare. Visto anche cosa abbiamo in regione, che negli anni passati qua in Piemonte abbiamo avuto chi si comprava le mutande verdi, quelli che si andavano a fare lo sbiancamento anale, cioè ce ne abbiamo avuto di tutti i colori, e questa classe politica verrà presa e messa al Senato, in sicuro al Senato. Tra l'altro poi l'immunità dovrebbe garantirgli l'immunità per la loro funzione da senatori. Però come si fa a distinguere dove finisce l'attività da senatore e dove inizia quella da sindaco, da consigliere regionale? Se io devo fare un'intercettazione telefonica, come faccio a stabilire se posso farla perché è nell'ambito del consiglio regionale o se invece è nell'ambito del Senato e quindi non posso intercettarlo perché gode dell'immunità? È impossibile fare anche questa valutazione, quindi ovviamente si darà l'immunità in toto, nessuno verrà più intercettato, non si potranno più andare a indagare, quindi è assolutamente preoccupante appunto perché nelle regioni abbiamo visto che c'è un po' di tutto. C'è la tana libera di tutti, esatto, nel Senato diventerebbe un po' la tana libera di tutti del nascondino dei bambini. Allora, un'altra delle note più dolenti della riforma, l'articolo 70. Adesso probabilmente il testo che c'è a sinistra non riuscite a leggerlo. Ha detto che Renzi ha spiegato nei minimi dettagli, c'è una cosa scandalosa. Ecco, invece a destra c'è... Però non si è mai messo a leggerlo. Come l'articolo 70 adesso, la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Questo, l'articolo 70 è quello che definisce le funzioni delle due Camere, quindi quali sono le competenze di Camera e del Senato. Adesso siamo in un bicameralismo perfetto, quindi il Senato può fare esattamente le stesse cose che fa la Camera dei Deputati e viceversa. Ovviamente quando si insedia un provvedimento alla Camera dei Deputati poi si passa al Senato per il controllo, viceversa se parte dal Senato la Camera dei Deputati farà il controllo. Se dovesse vincere il sì, lì non si è ancora neanche capito bene quante saranno le possibilità che può prendere una proposta di legge, perché è una da 7 a 12 non è quasi incomprensibile. Da 7 a 12 dalle 7 a 12, però detto da dei costituzionalisti che dovrebbero insegnare la Costituzione e che non riescono a spiegarlo, e questo mi fa capire davvero la complessità e il proprio anche il pericolo che potrebbe metterci questa riforma, in che pericolo potrebbe metterci questa riforma, perché ci sarebbero una marea di ricorsi alla Corte Costituzionale per andare a dirimere le questioni. La cosa più scandalosa è che se non si mettono d'accordo le due Camere, no? Se la devono vedere i due protagonisti. I due presidenti, cioè, però sono due. Sì, ma se non si mettono neanche quelli due d'accordo, chi è? Non lo so. E allora, campo a cavallo che l'erba cresce. Sì, però non... Allora, una slide, non so se c'è l'audio sufficientemente alto per farvelo sentire, c'è Marco Travaglio che legge il... Questo mi piace. Sì, anche a me. Legge il... l'articolo 70
500 parole. Queste qua sarebbero le nuove forme, la nuova semplificazione dell'articolo che stabilisce quali dovrebbero essere le competenze del nuovo senato. Secondo molti costituzionalisti, anche il vero blocco, più che se dovesse vincere le elezioni, sarà poi proprio per colpa di questo articolo, perché non si capirà assolutamente cosa può fare il Senato, fin dove può arrivare a mettere lo zampino dentro le leggi che fa la Camera, invece fin dove la Camera può diciamo avere più potere del Senato e quindi riuscire ad andare avanti in un iter legislativo più semplice. Allora, un'altra delle argomento che si sente parlare, che è diventato diciamo uno dei mantra dei sostenitori del sì, è che con questa riforma ci sarebbero meno costi, riusciremo a risparmiare, sembra che senza questa riforma lo Stato deve andare in fallimento. Giusto per capire come funziona già oggi, ma senti una cosa, quando noi ci troviamo là dentro e cerchiamo di utilizzare il regolamento della Camera dei Deputati per rallentare, perché è un nostro diritto, diciamo, rallentare per l'opposizione, vengono utilizzati degli strumenti che sono strumenti che non sono scritti nel regolamento, ma vengono indicati come una prassi parlamentare. Cioè, quello che voglio dire è che quando non c'è una certezza, passa la prassi. Quindi quando tu hai tanti sistemi diversi, di cui non si capisce alla fine quale sia quello corretto e non quello non corretto, di fatto tu dici devi fare ricorso, tutto quello che vuole, casino, non si sa cosa succede. Ma nella pratica la cosa più facile che succeda è che va avanti esattamente quello che vuole il Presidente della Camera o il Presidente della Commissione, che di solito è quello della maggioranza. E quindi di fatto va avanti esattamente come vogliono loro che vada avanti, cioè decidono loro. Quindi magari le leggi andranno avanti, ma andranno avanti nella maniera in cui conviene. Quindi, la maniera in cui conviene a chi sta nella maggioranza. Quindi, di fatto, è un altro ulteriore modo per distorcere una regolamentazione. Tipo il canguro. Tipo il canguro, sì. Questa cosa qua te la dico. No, di prassi si fa così, ci va scritto di prassi, non fa così. La prassi. Sì. Allora, il risparmio stimato della riforma si aggira in 40 milioni di euro. Non solo della Camera del Senato, praticamente sì, senza CNEL e l'altra dello Statuto Quinto. CNEL sono 90 milioni di euro. Noi qua adesso stiamo parlando del risparmio del Senato, si traduce in circa 40 milioni di euro, che ovviamente sembrano tanti, no, però se non andiamo a paragonare con la legge Boccadutri è quella che ha dato il finanziamento ai partiti, solo quella ci è costata 45 milioni di euro. Il nuovo Air Force Renzi, che si è comprato un nuovo Airbus 340 quadrimotore per i viaggi intercontinentali, è costato 175 milioni. Ecco, questo per dare un'idea di dove si potrebbe andare veramente a tagliare e quanto è invece quanto sono i costi che vanno a tagliare con questa riforma. Renzi aveva annunciato più di 1 miliardo di euro, ecco, siamo sicuramente molto al di sotto di queste cifre, oltretutto al prezzo comunque di una rinuncia molto importante per i nostri diritti nati dalla Carta Costituzionale. La riforma riduce i tempi di approvazione delle leggi, ecco, questo è un altro mantra che ci sentiamo dire, che le leggi in Italia ci mettono troppo, che c'è bisogno di più rapidità. Allora, noi abbiamo fatto due conti, ogni disegno di legge approvato dalla Camera potrà essere venuto dal Senato.
Senato per 40 giorni e poi deve tornare però alla Camera per essere poi approvato in via definitiva. Quindi si stima che se un atto resta alla Camera per 97 giorni più 40 del Senato poi torna di nuovo alla Camera dei Deputati, in media sono 137 giorni. Quindi non c'è assolutamente questa accelerazione che vogliono far prendere. Adesso quanto ci mette una legge? Ecco, le leggi in Italia hanno un tempo di approvazione molto 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 variabile, perché però non dipende assolutamente dalla Costituzione o dal bicameralismo, perché il lodo Alfano, il lodo che ha salvato Berlusconi, un esempio, è stato passato, è stato approvato Camera e Senato in 20 giorni, quindi non con questo sistema attuale, senza bisogno della riforma. C'è stata addirittura una legge chiamata la Turbo Legge Cicchito che ci ha messo 6 giorni, tra Camera e Senato, approvazione, 6 giorni è stata approvata. La riforma Fornero, la tanto odiata riforma Fornero, è passata in 16 giorni. E la politica quando vuole? Quando si vuole, l'iter è assolutamente molto veloce. Non so se vi ricordate, qualche anno fa c'era stato un problema nel Lazio quando c'era andato a presentare le liste per la regione Lazio, che non erano arrivate le liste elettorali del centrodestra, del Polverini, che non era riuscita a candidarsi. Ecco, in quell'occasione lì si era poi provato a salvare la sua candidatura, cioè presentando una legge che anche in quel caso lì era stata approvata in 8 giorni. Quindi poi vabbè, è stata bloccata in altro modo, però questo vi fa capire come quando c'è la volontà politica di essere veloci, la legge si fa. Poi invece ci sono esempi ovviamente molto più negativi, come può essere la legge sull'unione civili o altre cose, quelle lì ci mettono mesi, anni, passano le legislature e non si arriva mai al dunque. Ma perché non si arriva al dunque? Perché non c'è la volontà politica, perché i gruppi politici non si mettono d'accordo, perché magari ci sono divergenze nella stessa maggioranza, non per il sistema di bicameralismo. Tra l'altro poi, da come la stanno impostando loro, sembra che Camera e Senato lavorino a giorni alterni, no? Quindi quando lavoriamo noi mandiamo la legge al Senato, ma non è che mentre la legge ce l'ha al Senato, noi alla Camera siamo lì che aspettiamo i senatori che facciano i loro comodi e ce la rimandino indietro. Si lavora sempre su un'altra legge, come se fosse una catena. Noi lavoriamo su una, mentre il Senato guarda l'altra, e viceversa. Poi quando il Senato ci passa la legge che era incardinata da loro lavoreranno sull'altra e così via. Quindi non c'è questo rallentamento. E tra l'altro questo sistema ha consentito molto, molto spesso di andare a correggere delle cose che magari non erano state notate, o degli errori che una discussione sola non in una sola camera non erano riuscite a sistemare. Un'altra cosa che è da dire, secondo me, è che le leggi, quelle più veloci, sono sempre alla fine poi delle porcherie. Abbiamo visto le leggi più veloci che sono state approvate sono appunto lo d'Alfano, la legge Fornero o quella per la mancata presentazione della lista della Polverini, perché quello là si era andato a mangiare il panino. C'è la bocca d'utri che è stata utile per loro. Con la bocca d'utri 20 giorni. Per loro è stata utile. Ah sì, per loro sì, sicuramente è stata molto utile, per loro. Io parlavo dal punto di vista di cittadino. Mentre un'analisi più attenta, più approfondita, magari fa durare l'iter legislativo leggermente di più, ma quel che ne viene fuori poi probabilmente è anche un risultato migliore. Lavorano meno, nel senso che il lavoro parlamentare
offerta possibile in maniera che ti rompono le scatole il meno possibile. Però è un altro tipo di lavoro, diciamo. La media degli ultimi 8 anni di legislatura è di 6 leggi al mese approvate, compreso Natale, agosto, eccetera. 6 leggi al mese approvate negli ultimi, la media degli ultimi 8 anni. Cioè non sono poche, ragazzi, 6 leggi. Noi vediamo i nostri colleghi in Europa altri parlamenti, cioè paradossalmente lavorano meno, come dicevo prima, ma non è che lavori meno, è questione di come vuoi fare le cose. Noi facciamo tutto alla veloce, veloce, dopodiché, come diceva lui, scopri che loro hanno sbagliato, hanno scritto degli errori madornali che renderebbero la legge inapplicabile e bisogna correggere la Senato. Infatti ogni anno si fa anche quello, mille proroghe, che cos'è per mille proroghe? È un passaggio in rassegna delle leggi degli anni precedenti per rimediare le tappe. Parlatevi un'altra cosa, cioè poi oggi c'è anche un modo di legiferare che è quello di Renzi, del tweet, cioè vuol dire tu fai una legge che risponde all'emergenza, fai la legge, dopodiché nessuno va a controllare se qualcuno ha fatto i decreti attuativi, cioè vuol dire tutti quei strumenti legislativi che servono a renderla davvero effettiva, pratica, avere un effetto sulla cittadinanza, e questo spesso non si fa, non si fa, perché quando abbiamo venduto il titolo sui telegiornali, quando lei ha pensato, ma questo Renzi alla fine fa qualcosa per noi, che dopo viene il problema è risolto, è finito lì, non sei, cioè, però succede che questo almeno abbia dei abbiamo un arretrato di decreti che... In questo iter legislativo c'è un aspetto che secondo me merita un'attenzione particolare, cioè la Camera approva una legge, passa al Senato, il Senato se vuole può fare delle modificazioni, ritorna alla Camera, la Camera può accettare in parte, respingere tutte le modifiche del Senato, ma non c'è scritto che non può aggiungere cose nuove. Quindi la Camera potrebbe ulteriormente modificare la legge, ma siccome la trova in via definitiva, l'ultima modifica salterebbe il controllo del Senato. Questo è un rischio che in quella formulazione c'è. Non so se ho preso l'idea. Nella formulazione nuova, sì. Certo. Nello stato attuale, certo, no, perché la modifica dice produrrà in via definitiva. La Camera potrà... Lo fa una volta sola e basta. Quindi le modifiche che arrivano dal Senato potrebbero essere accettate, ma a loro volta modificate dalla Camera. Ma siccome la Camera a quel punto decide in via definitiva, le ulteriori modifiche fatte dalla Camera non saranno più sottoposte al vaglio del Senato. Quindi il meccanismo può essere usato anche in maniera furbetta. Certo. E voglio dire, e non è... purtroppo, siccome i fenomeni patologici esistono nel nostro sistema... Certo. Poi vabbè, ci sono X forme di approvazione di una legge, quindi poi dipende anche da quello che... Basta fare un decreto, no? Vabbè, sì, il decreto passa subito. Poi, c'è un pericolo per la democrazia, ecco quello che parlavamo anche prima. Se noi abbiamo un Senato composto esclusivamente da nominati, perché come abbiamo detto prima, verranno presi dalle regioni con solo poteri consultivi, tranne che su alcune leggi. Quindi questo cosa succede però anche? Che va a squilibrare tutto il potere che c'è sugli organi di garanzia. Gli organi di garanzia sono il CSM, la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica stesso. Pensate che dalla settima votazione in avanti la maggioranza potrebbe poi andare a eleggersi da sola il Presidente della Repubblica. Presente. La maggioranza presente. Ci possono anche 10 persone. 10 persone decidono chi è in 7 o 8 decidono chi sarà invece il prima. Presidente della Repubblica. Adesso non è così. Questo però è cosa va anche a incidere poi sui giudici della Corte Costituzionale, per esempio, perché se la maggioranza si elegge da sola in pratica il Presidente della Repubblica, la Camera e il Senato eleggono a loro volta un altro, i giudici della Corte Costituzionale sono eletti per un terzo dal Parlamento, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dal CSM. Questo cosa vorrebbe dire? Che chi vince le elezioni potrebbe andare a piazzare nella Corte Costituzionale in pratica i due terzi, perché il Presidente della Repubblica
momento di andare a equilibrare il potere degli stati. Come cambierà la Corte Costituzionale se passa la riforma? Ecco, questo l'ho già detto prima, 5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 dal CSM e 3 dalla Camera, 2 dal Senato. Eletti con maggioranza di 2/3 dell'Assemblea, quindi il 66% dei parlamentari, per gli scrutini successivi al terzo, poi è sufficiente addirittura la maggioranza di 3/5 dei componenti dell'Assemblea, il 60%. Chiuderei con anche quelle che sono state le nostre proposte di riforma della Costituzione. Noi quando ci siamo candidati in campagna elettorale abbiamo sempre detto che eravamo per un dimezzamento dei parlamentari, però un dimezzamento fatto per davvero, non andando a togliere 200 senatori mettendone 100 nominati. Quindi se adesso siamo 630 alla Camera, 415 al Senato, dimezzamento potrebbe dire 315 alla Camera e 175 al Senato. Questo, se lo uniamo anche al dimezzamento delle indennità, quello che noi già facciamo, vorrebbe dire andare a risparmiare sicuramente molto di più che non fare questa porcheria di riforma, e con risultati anche sicuramente maggiori, perché non andiamo a intaccare nessuno dei poteri dello Stato, si manterrebbe lo stesso equilibrio con meno spese. Abbiamo chiesto l'eliminazione dell'immunità parlamentare, sappiamo che in Senato ci sono addirittura senatori che non vanno a ritirare, che vanno a ritirare lo stipendio in contanti perché sia pignorato, questa è una delle prerogative che hanno i senatori, risultano essere nullatenenti, formigoni. Formigoni nullatenenti, perché sono lì per stare e far ritirare lo stipendio in contanti. Abbiamo sempre chiesto anche l'elezione diretta del Senato. La soppressione dei vitalizi, sentivo prima che appena sono arrivato, forse che ne parlavate con Mirko, il vitalizio è quella specie di stipendio che ti viene dato alla fine del tuo incarico finché non arrivi alla pensione, diciamo un accompagnamento alla pensione. Noi siamo la prima legislatura che già non avremo diritto, però... Sono quelli che non arrivano a fine mese, poverini. Forse, sicuramente. Sono quelli che non arrivano a fine mese. Infatti noi abbiamo chiesto che venga tolta anche... No, quelli lì non si devono toccare. No, come fanno poi? Come dici? I poverini parlamentari... I parlamentari, se ci togliamo i vitalizi, cosa fanno? Normalmente, guarda, tutti i parlamentari che non sono stati rieletti, da cosa ho potuto vedere io, qualche posto l'hanno sempre trovato, comunque, o in qualche autorità di... Posso fare una domanda? Una domanda, ma quelli che io chiamo i traditori del Movimento 5 Stelle, che noi siamo andati a farci la campagna elettorale in mezzo alla neve, con un freddo della Madonna... Siamo andati là, siamo entrati in Parlamento con quelli votati da noi e sti bastardi hanno passato da noi e sono andati con gli altri partiti. A quelli che cazzo gli fate voi? Scusa l'espressione, ma sono incazzati con questa storia. Allora, cosa possiamo fargli? Purtroppo la Costituzione gli garantisce questo diritto di poter cambiare gruppo. Noi sulla libertà di... sul vincolo di mandato abbiamo, adesso non so se l'ho messo nel vostro statuto, avete fatto abbiamo fatto delle modifiche. Sì, io personalmente sono favorevole al vincolo di mandato, perché comunque se vengo eletto, è vero che il voto è personale, però se vengo eletto per portare avanti un determinato programma, non è che poi a metà legislatura posso cambiare idea. E sta scritto in un altro periodo storico, ma non è personale. Vincolo di mandato è dato in base ai seggi che tu prendi come partito e vengono a scalare 1, 2, 3.
passo nel PD e invece voto a favore, lì secondo me c'è un'incongruenza grave e probabilmente le persone che mi hanno votato per andare a fare un determinato tipo di rappresentanza. Ma il problema è che chi viene eletto non ha un vero mandato, comunque, perché se io non posso dare una preferenza, allora la... Sì, posso dire una cosa? Quel vincolo di mandato è uscito, è stato ideato dopo il reggimento della guerra fascista, cioè vuol dire loro hanno anche ideato questo concetto di tu rispondi ai cittadini, non a una struttura particolare. Posso prenderlo per prendere gli schiaffi? No, e aveva un suo senso, perché dire, se tu rispondi a un partito dove c'è un leader che esce fuori di testa e comincia a pensare di invadere la Polonia piuttosto che qualcos'altro, tu rispondi al bene dei cittadini, quindi non sei vincolato a un partito con tutte le strutture, diciamo, gerarchiche, ma sei legato soltanto agli interessi della collettività. Aveva un suo senso, però in realtà questo si basa anche sul fatto che oggi noi, diciamo, non abbiamo un sistema che ci consente in qualche modo di revocare il voto. Cioè tu quando metti la scheda nell'urna si è persa completamente una connessione tra il tuo voto e quella persona, quindi non sai chi è che ha votato chi. Ed è giusto, perché il voto è segreto, giustamente. Però d'altra parte, oggi, per come è strutturata la politica, e anche col fatto che oggi non viene votato il nome preciso, ma viene votato un programma, idealmente un programma, nella pratica un simbolo, ma nella pratica sarebbe... E mi viene da ridere anche del motivo che è stato tolto la preferenza. Sì, lo so, perché dicono che così si fanno fare un certo, riscaldo. Perché... È ridicolo pure questo, perché sì, comunque sì. Capitava ugualmente. E voi cosa state facendo? Anzi, adesso questo? Il voto di scambio è assicurato. Cosa possono fare? Sono all'opposizione, gli altri hanno più potere, fanno quello che gli fa. Voi sapete che nei partiti come il PD, per essere candidato nelle prime posizioni delle liste, si paga. Esatto. Non solo anche in Forza Italia. Quindi tu sostanzialmente il voto di scambio oggi è assolutamente trasparente, no? Trasparente no, però è palese, legalizzato, quindi di fatto. Che poi basterebbe fare una bella legge. Il voto di scambio comunque può proporzionare è anche, che ne so, un apparentamento in un comune. Ma quando incontrate sta gente in Parlamento, cioè non voglio dire, io li gambizzerei, non lo so, quello è stato la prima settimana. No, perché dopo un pochino poi, i primi giorni ha tipo stare a Rosso. Guarda, poi non basta ancora quasi. Tipo andare lì e vedevi siamo passati al Senato, vedevi la sedia di Andreotti, la sedia non c'è più, la sedia di questi personaggi della storia, diciamo. Ed era un tipo andare, cioè per dire scherzando, insomma, comunque aveva un tipo di errore. No, con tutto il rispetto per lo zoo. No, così parli male. Così parli male, probabilmente perché quando c'era Andreotti, l'Italia all'estero. Sì, va bene, no, che è chiaro, quello che voglio fare. Adesso non andiamo a facciamo finire il primo discorso. No, 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 era solo per dire, altrimenti non andiamo a prendere come una cosa negativa, era solo per dirvi che il rapporto nostro era quello di essere quasi sorpresi di trovarci là dentro con delle persone che noi avevamo sempre visto in televisione, magari da 30 anni dentro l'istituzione. E quindi questa cosa non so, ma nessuna connotazione particolarmente, insomma. Mirko, volevo chiedere. Dire una cosa per rispondere al vincolo di mandato in chiusura. Io il vincolo di mandato forse per me lo legherei più al programma elettorale, quindi se io vado a tradire il mandato per cui sono stato eletto, dovrei perdere la carica da deputato. Poi ci sono anche altri sistemi. Poi ci sono altri sistemi, in Svizzera fanno una specie di referendum, c'è un numero di firme da raccogliere per poter togliere dall'Italia, fanno una specie di elezione al contrario, una specie di referendum, si raccolgono le firme, se viene raggiunto
Parlando dei referendum, non hanno aumentato il quorum per arrivare a fare un referendum da 50.000 a 150.000? Sì, si propone anche per le proposte di legge popolare. Invece nell'altro caso? L'altro caso quale? Non c'è solo a mettere proposte, c'è anche un altro caso dove... Allora, dipende dal numero di firme che vengono raccolte, no? Se non sbaglio, se c'è, se raccogli 100, si abbassa il quorum, se no è 800.000, un altro era 800.000. Volevo chiedere, c'è una cosa, no. Non so se è possibile farlo, ma mettere nel programma tanto politico del movimento che chi eventualmente è libero di utilizzare il suo pensiero per cambiare praticamente la posizione e andare da un'altra parte. Ma non si potrebbe in questo caso dire io rispetto la tua scelta perché magari non condividi più quello che noi facciamo, ma però il tuo compenso rimane al partito. Vabbè, noi adesso non lo so. Si fa una firma, si fa una firma notarile. Zio Billy, vanno via proprio per quello. Sì, ma saranno cavoli suoi se va via se ha firmato a livello notarile. Scusa. Allora noi siamo sperimentati. Diverse metodologie provare a mettere per questo che lui diciamo, degli elementi di dissuasione verso questo comportamento. Per esempio, a Roma molto criticata è stata la richiesta di firmare un foglio alla candidata sindaco che la Raggi, nella quale si impegnava a pagare 150.000 euro in caso di appunto abbandono è stato molto criticato, ha detto noi l'idea è questa, che a prescindere dal fatto che poi sia, perché ci hanno anche contestato che sarebbe difficilmente sostenibile se davanti a un tribunale, perché appunto ed è anche sensato da un certo punto di vista. Il punto però è che stiamo sperimentando dei sistemi per limitare il fenomeno, perché è vero che fate bene a criticarci se alcuni sono passati dall'altra parte, ma il problema è che, perdonatemi, le persone che sono entrate in Parlamento li hanno scelti i cittadini. Cioè, pochi, perché è vero, la rete del Movimento 5 Stelle è ancora piccola, però facciamo il conto. Io sono stato eletto in Parlamento e ho preso 85 voti, okay? In un sistema online di votazione. Sono pochi, mi rendo conto, sono molto pochi. Ma non è la colpa del sistema che non funziona. La colpa del sistema che è giovane, le persone iscritte sono poche. Quanti di voi sono iscritti alla piattaforma? Siete iscritti alla piattaforma? Se voi ritenete che il Movimento 5 Stelle, anche se magari non siete completamente d'accordo, perdonate. Cioè, voglio dire, magari uno non può essere completamente d'accordo con il Movimento 5 Stelle, un po' di cose gli piacciono, un po' di cose non gli piacciono, però è uno strumento con il quale voi potete collaborare con la scrittura delle leggi. Adesso c'è uno strumento dove potete proporre proposte di legge. Cioè vuol dire un cittadino, un gruppo di cittadini scrive una proposta di legge, la mette lì, viene vagliata e può diventare una proposta di legge. Quella più votata, poi la depositata. Poi un altro strumento dove noi scriviamo. Io insisto sempre. Aspetta, per raccontare anche questo. Un altro strumento che noi obbligatoriamente utilizziamo, quando depositiamo una proposta di legge, la mettiamo su questa cosa che si chiama l'ex e viene emendata e commentata dai cittadini. Cioè vuol dire è uno strumento che è a disposizione di chi vuole utilizzarlo e non è detto che devi essere per forza un fedelissimo di Beppe Grillo che c'ha il posto in carta, magari ti sta anche moderatamente sulle scatole, però credi che questo strumento sia qualcosa che possa fare bene e possa essere utile. Quindi se non siete iscritti, secondo me è importante scriviate, anche perché è un'occasione di partecipare, quando non partecipi non conti. Chi non partecipa non... Devo dire anche che, non so se il micro l'hai già utilizzato, devo dire anche che è molto utile, perché soprattutto quando scrivi leggi per cui magari non sei proprio competente al 100%, è utilissimo avere questo strumento che ti fa arrivare dei feedback magari invece da esperti del settore. Io sono in commissione trasporti, la penultima proposta di legge che ho fatto è stata sulla regolamentazione dei droni,
parecchi buchi che vedete volare senza pilota. E devo dire che io non sono un esperto di droni, però ho messo insieme, diciamo, diversi commenti ed è un team di esperti e siamo arrivati a questa proposta che devo dire è molto completa, sicuramente molto più completa delle altre che poi sono arrivate successivamente dagli altri partiti, proprio perché ho utilizzato questo strumento e ho messo insieme tutta l'esperienza dei vari esperti che mi hanno voluto scrivere del settore. Ma non solo questo sui droni, l'ultimo l'ho fatto anche sull'utilizzo dei voli di Stato, che per carità lì non è che ci volesse chissà che esperienza per cercare di limitarli, però diciamo che magari qualche accorgimento utile è comunque arrivato anche su quella proposta di legge da persone più vicine al mondo del... Questa è maggiore dell'intelligenza di un intelligentone, tanto che ormai le aziende stesse, invece di andare a cercare il grande esperto internazionale di un campo, mettono in rete quello che gli serve e lasciano così alla comunità di persone che magari non hanno neanche una laurea, ma però sono appassionati di quel settore, trovare soluzioni innovative. Ed è successo che sono state trovate soluzioni a problemi che nel campo accademico, quindi nell'università, non si riusciva a risolvere da decenni, da persone che non hanno una formazione accademica, ma che però hanno pratica, passione, intelligenza applicata, e questa cosa qua è intelligenza collettiva. Ed è l'idea di questo strumento. Non è che le proposte migliori vengono dal grande politicante che ha la genialata, ma possono venire da chi conosce il tema perché lo applica, lo pratica, e dalle persone che magari non hanno esperienza amministrativa ma capiscono cosa stanno leggendo e come possono migliorare. Ma nel regolamento 5 Stelle non può esserci una cosa chiara che dica se tu cambi partito, punto, finito. È anticostituzionale. Guarda che poi è così. Scusami, ma non è che anche le dichiarazioni di campi metropolitano sono anticostituzionali. Non è anticostituzionale fare e firmare a livello notarile un impegno privato dove se io mi allontano dal partito del quale io appartengo, mi impegno a versare la mia quota mensile al partito. Sì, ma quello lì invece se ne è andato via, i soldi se li tiene, non li versa il partito. Ma quell'impegno lì, se lui lo impugna davanti a un giudice, dice ma infatti è qualcosa di incostituzionale, perché la Costituzione garantisce di rispondere solamente ai cittadini e non a un partito politico o un movimento politico. E quindi in quella frangente lì rischi che lui ti faccia male a mano e si tenga i soldi. Quindi, ma io non dico di non togliergli lo stipendio, dico che lui come cauzione a livello privato si può fare, non è anticostituzionale, è come se te paghi una penale perché non rispetti una regola, non è anticostituzionale, te dici che te versi lo stesso compenso al tuo partito, se vuoi gli altri ti pagano. Dicendo lei pensa che questo sia un partito, un movimento, un atteggiamento democratico, il fatto di avere eccetera eccetera, e Zagrebelsky ho visto che ondeggiava, cioè non e ha dei profili di dice che te non puoi cambiare, ci mancherebbe, ma te crei un danno, pertanto te devi rifondere questo danno. C'è un strumento che si chiama recall, come diceva prima Paolo, che c'è in altri paesi. Cioè vuol dire, se tu hai un deputato che hai eletto in una regione, se raccogli un certo numero di adesioni, fai un processo di espulsione e un processo di richiamo delle elezioni. Non è una cosa che va pensata per bene, perché poi devi stare attento che tutti gli altri si mettono d'accordo per farti spendere il cuore, per farti spendere il cuore. Va pensata bene, va fatta con attenzione, però probabilmente i tempi sono maturi per andare in quella direzione, anche perché se vuoi ricostruire un rapporto fiduciario e di collaborazione, no? Perché noi parliamo non soltanto
io ti rappresento, ciao, ciao, mi vedi in televisione, ti faccio ciao, 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 così, con un faccetto da qualunque, no? Io non ti rappresento, io sono un portavoce. Infatti. Un portavoce vuol dire che a volte dovrò decidere da solo perché non posso chiedervi sempre, posso andare in bagno, no? Però quando ci sono delle cose importanti e comunque delle linee di politica, diciamo così, strategiche, è giusto che ci sia un'interlocuzione, ci sia uno scambio continuo. L'ex è uno strumento che va in quella direzione, i sondaggi che facciamo sono strumenti che vanno in quella direzione. Si può fare di più? Sì, si può fare di più, ma deve cambiare anche intanto la popolazione. Perché mentre noi creiamo questo strumento per avvicinarci, la popolazione deve cambiare e essere più consapevole di come funzionano gli strumenti. Perché come dicevo prima, 30 anni, 40 anni di distanza hanno creato una popolazione che spesso, io li vedo, i commenti sull'ex che diceva lui, per il 20-30% sono commenti di valore che hanno analizzato quello che... La maggior parte sono commenti, diciamo così, o ti dicono grande, bravo, o ti dicono nei commenti che capisci che non hanno capito di cosa stavamo parlando, o ti insultano perché stanno avendo qualcos'altro. Quindi c'è anche un po' di difficoltà, insomma. Quindi va fatto un lavoro di riavvicinamento dei due componenti, da una parte e dall'altra. E poi... Tanto per fare un esempio, sì. Qua in Piemonte abbiamo adesso le ultime elezioni, quelle che siamo stati eletti anche io e Mirko, noi siamo tutte e due del territorio, quindi bene o male, bene probabilmente per qualcuno, male per qualcun altro, rappresentiamo il territorio piemontese, io magari più la provincia di Asti, Alessandria, anche più quella di Argenti. Quanti di voi per esempio sanno che il Piemonte è il collegio elettorale anche di Angelino Alfano? Angelino Alfano è stato eletto in Piemonte nella circoscrizione Piemonte 1, che in piemontese non so che cos'abbia, è stato eletto sì nel addirittura Brunetta mi sembra che non sia stato eletto non so se può essere, mi hanno anche rinfacciato, infatti noi quello che cerchiamo di fare è proprio quello di riavvicinare il territorio, gli elettori, la rappresentanza in Parlamento, ovviamente, perché a partire dalle comunali dove cerchiamo sempre candidati del posto, fino proprio anche le elezioni europee, che ovviamente le circoscrizioni cambiano, sono molto più grandi, per le europee ci sono addirittura 4 regioni messe insieme, però comunque sono persone del territorio. Mi permetto di dire alla signora di prima che abbiamo avuto questo piacevole discussione. Noi il fine settimana noi passiamo a casa con lo stipendio a grattarci la pancia, siamo sempre in giro per il Piemonte, ma anche per l'Italia, perché quando parli i problemi italiani, se mi chiamano a Bari, io non è che posso dire, non ci vengo perché io vado solo ai piemontesi, no, c'è un problema italiano, io vado a Bari a parlare. E noi giriamo tutti i fine settimana, e se guardate le nostre agende, la mia online, la potete vedere sul mio sito, dove sono, a parte che io personalmente vado anche all'estero perché mi occupo di cambiamento climatico e quindi temi macroscopici, quindi sono andato anche a Parigi, sono andato la prossima settimana sono al forum dei parlamentari europei per le energie rinnovabili a Copenaghen. Quindi per dire, sono cose che un po' parli con le persone, tieni in contatti con le persone sul territorio, vai in giro per l'Italia, ti sei fregato la vita personale. Io non so quanto ce n'abbia lui, ma ce n'abbiamo in fondo. Lascio la parola alla mia ragazza. Infatti abbiamo già diverso di buono in atto, abbiamo scritto un po' l'altro. Scusa se sono un po' no. Domanda. In questa proposta che hanno fatto, il canguro e la fiducia ci sono ancora? Sì, quelli sono regolamenti. Anzi, il canguro neanche nel regolamento, è una frase, non è per niente il regolamento. Sono strumenti, diciamo, che quindi potrebbero completamente bypassare anche. Però loro vogliono anche fare la revisione del regolamento. Invece il titolo quinto in cosa consiste? C'è lo statuto delle minoranze che però tanto viene votato dalla maggioranza. Guarda, io voglio dire solo una cosa qui. Il concetto di tutta questa riforma, permettimi se dico questo, è che noi abbiamo un sistema che consente ancora troppo
la partecipazione dei cittadini. Cioè vuol dire, voi ancora, seppure non lo facciamo tanto dei cittadini, possiamo rompere le scatole, perché i processi decisionali sono deputati alle regioni, o in certi casi alle province, o alle città metropolitane, quindi c'è possibilità da parte della popolazione di capire cosa sta succedendo e cercare di intromettersi e di bloccare i processi. Per esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto una petizione online, un po' di rumore, per fermare questo pirogassificatore che stava a Giflegna. Abbiamo raccolto in tre giorni 800 firme mandate alla conferenza di servizi. Il risultato è che per ora hanno rinviato la decisione e per chiedere un periodo di approfondimenti. Cioè vuol dire, noi oggi abbiamo ancora un po' di potere per farci sentire. Nel momento in cui tutto viene portato non nel Parlamento, attenzione, nel governo, no? Perché il Parlamento oggi significa il governo, giusto Paolo? D'accordo? Questa cosa ci porta ancora più distanza tra le istituzioni, perché quando tu capisci che puoi fare quello che vuoi, puoi strapparti i capelli, tanto non scegli chi ti rappresenta, non scegli chi sta in istituzione, non puoi, anche se ti fanno un inceneritore nel giardino di casa, non puoi, puoi dire puoi accampare tutte le ragioni dell'universo, puoi dire che moriranno tutte le persone attorno, che stanno facendo una porcheria per far contento qualcuno, che ci sta la mafia dietro, non gliene frega niente, tanto decide lo Stato centrale e se rompi le scatole ti metti i militari, ti dice quella roba lì è una cosa di interesse nazionale, pedala, fuori da casa tua, poi ci vengono i militari che ti fanno fare, ok? Militarizza una zona. Quando la situazione diventa ancora di così grande distanza, allora il cittadino cosa fa? Si disinteressa ancora di più, no? E dice, boh, è inutile che vada a votare, finiamo come alcune altre democrazie, come quella statunitense, dove le percentuali di voti e di votanti sono ridotte al lumicino, perché la gente capisce che tanto qua vince chi ha più soldi, chi fa le campagne elettorali più ricche e chi che è di solito quello che ha più contatti con le lobby potenti, quella del petrolio, quella delle armi. Esatto. Quindi capisci che il poi nostro è un processo elettorale piccolo, molto più facile da fare. Esatto. Il nostro è un processo di riappropriazione e riavvicinamento. Ricordiamoci anche che questo processo è molto funzionale a un'Unione Europea dei banchieri e delle grandi lobby, perché oggi noi dobbiamo avere parlamenti nazionali che da organi di legiferazione diventano organi di ratifica, cioè le decisioni arrivano dall'Unione Europea e noi diciamo sì, no, forse cambiano una virgola, però tendenzialmente sì. Quindi tutto il potere deve passare dagli organi locali allo Stato nazionale, perché lo Stato nazionale deve diventare un momento di ratifica di decisioni prese in Europa. E voi potete dirmi, vabbè, in Europa tutto sommato qualcosa di buono, tipo sull'ambiente l'hanno fatto, io mi occupo di ambiente, qualche direttiva buona è stata portata avanti. Però il problema in Europa, che cosa? In altri ambiti, per esempio, passiamo all'ambito finanziario, le cose sono andate in una direzione molto diversa, primo. Secondo, c'è un problema anche lì di infiltrazione delle lobby. In Europa è spaventoso sapere che ci sono una ventina di lobbisti per ogni deputato europeo. Cioè è un sistema dove, guardate la negoziazione del TTIP. Il TTIP è questo trattato di libero scambio transatlantico tra Europa e Stati Uniti. Che non è passato di là. E il discorso che adesso forse dicono che stia per naufragare, se non si capisce bene, io non abbasserei troppo la guardia, però il concetto è che tutto è stato fatto nelle segrete stanze, neanche i deputati, i parlamentari europei e quelli italiani hanno potuto partecipare ai negoziati che vengono portati avanti tra negoziatori delle multinazionali e negoziatori dell'Unione Europea, quindi è completamente non trasparente. E in questi non trasparenza quello che prolifera sono gli interessi particolari, per cui arriva gli Stati Uniti e dicono, noi abbiamo questi multinazionali di cui facciamo interessi e abbiamo l'interesse che gli italiani accettino sul loro territorio i nostri prodotti a basso costo, tipo gli OGM, tipo la carne agli ormoni, porcate di questo tipo, giusto? E voi con le vostre leggine che proteggono la salute dei consumatori ci state un po' sulle scatole, perché ci limitate il libero commercio, quindi levate dalle valle le vostre protezioni, e quindi si fanno dei ricatti incrociati, o tu mi togli quella protezione o io ti tasso l'entrata dei tuoi prodotti made in Italy di alta qualità, ti metto le tasse, ti metto più dazi, no? Quindi c'è tutto un lavoro sotto banco molto poco democratico,
fatto parte di un processo di spogliazione della sovranità democratica in virtù di lasciare un governo centralizzato fortemente amico e vicino agli interessi di pochi. Perché? Perché, come dicevamo prima, oggi abbiamo multinazionali che muovono il quantitativo di denaro che pari al PIL di 10-15 stati, ok? Quindi questo potere economico si tramuta in influenza dei politicanti, con le porte girate, cioè ti prometto un posto di lavoro dopo, con le mazzette, con altre forme di influenza. E questo sta succedendo, signori. Questa robetta qua che succede in Italia è un tassello fondamentale per ridare, per scegliere se ritornare verso un rapporto politica fatta dai cittadini per i cittadini, o se andare verso un nuovo sistema dove la politica sarà ancora più lontana, sarà fatta da tecnici e da rappresentanti delle multinazionali per gli interessi delle multinazionali. Questo è la prospettiva che abbiamo da fare. Scrivono loro. Multinazionali, banche, lobby, lobby, sì, sei d'accordo? No, io già ho voto no. Non ci sono altre domande. Ho chiuso così, con la speranza. Se non ci sono altri interventi, chiudiamo così la serata. Insomma, bisogna votare. Io direi proprio di. Io ero già convinto. Credete, votate no, se no viene la dittatura. Però ragazzi non si può venire qua. L'onorevole dove è finito? Buonasera. Arrivo qua uno al Paolo. Eh no, ma sono come noi loro. No, loro sono come noi. No, ci deve un po'. Aspetta, abbiamo una domanda. C'entra niente con la Costituzione. Ma c'entra anche con la Costituzione. Perché abbiamo parlato di mandati, abbiamo parlato di persone che entrano in un gruppo e dopo due mesi vanno da un'altra parte. Se tu non metti anche queste cose dentro la Costituzione, la fai. Non c'è neanche più la politica. Non hanno neanche la possibilità di discutere. Non solo questo. No, ma infatti io non ho mai detto che è la più bella del mondo, la Costituzione, per carità, è fatta bene. È una delle più belle del mondo. Per carità, ma si può migliorare. Ma si deve migliorare o si deve cercare di modificarla là dove si può. Però, là dove si può. Se mi permetti la prima cosa, perché è cambiato il mondo anche, diciamo che è più da aggiornare il mondo che dice Mirko, perché questo qui non lo vogliamo. Fammi vedere un po', no, lo sappiamo oggi, il problema è chi la sta modificando. Esatto. Il problema è chi non è neanche titolato e poi il problema è, cioè, sarebbe anticostituzionale persino un presidente del consiglio che non è stato eletto a modificare la Costituzione. Ma poi ha messo la fiducia tre volte. Non c'è stata con la fiducia, cioè la Costituzione. Ma doveva essere fatta tra tutti quanti. È voluta entrare nella storia per le unioni civili, mettendo la unione, anche la fiducia. Io invece, curiosamente, un'ultima cosa da uno che sa di Costituzione: ma perché promulgano le leggi e dopo ci dicono se è
costituzionale o anticostituzionale. Perché il vaglio sarebbe fatto per esempio ma, no, ma non sarebbe perché così. Non lo fanno prima? Ecco, questo non l'ho mai capito. Perché la Corte Costituzionale interviene dopo in caso di segnalazioni. La procedura è quella, non c'è mai una. Noi vabbè votiamo la costituzionalità, la pregiudiziale, sì, però è votata dal Parlamento, quindi è ovvio sì, che cosa c'è di incomprensibile anche, giustamente la domanda che ha fatto la signora, ma come è possibile accettare che in Parlamento o meno uno continua ad essere presente se ha una laurea o due, no, in giurisprudenza o meno, no, e dopo presenta una legge che su 5 punti 3 sono anticostituzionali, quello lì come minimo andrebbe allontanato. Per manifesta incapacità delle cioè, questo è il discorso, perché tante leggi che durano e girano per 2 o 3 anni è così, perché i costituzionali con 3 lauree e magari con diverse amicizie presentano una legge che dopo la costituzione il consiglio gli dice ma no, ma guardate che su questi 5 punti 3 sono anticostituzionali. Oh, non l'avevo capito, ma è laureato in quella materia e noi lo continuiamo a pagarlo, e questo è il vero discorso. C'è anche una sentenza che dice proprio che è incapace di intendere. Ma io questo non la sapevo, non è così seria. Da cercare, perché quando è stato accusato di peculato, sembra alla provincia di Firenze, per salvarlo, e il giudice ha dichiarato che lui non era in grado di intendere. Ma anche qualche giudice qua ha fatto la sentenza del genere. Comunque, come lo spieghi il titolo quinto? Titolo quinto, allora che cos'è il titolo quinto? Che ha detto che era un moderato di lavoro. Il titolo quinto è quello che va a normare i poteri che hanno le regioni e le competenze che ha la regione, quelle invece che sono dello Stato centrale. Quindi dicevamo prima appunto i trasporti, la sanità, questi sono gli argomenti. Non l'aveva già toccato da D'Alema? L'aveva toccato da Berlusconi nel 2004. Avevo sentito la sinistra che l'aveva toccato. Che lui mi ha spiegato e ha detto è difficile che deve essere una buona riforma praticamente federale, anche lei. In un'ottica federalistica, poi invece anche lì è stato fatto un po' pasticciato. Io spero che non mi la presenza della serata. Guarda, uno specialista peggio ancora che abbiamo questo qua continua a fare il parlamentare.